bisogna osare, l'Italia è la patria del Rinascimento. La nostra è una nazione propensa più a ricostruire che a prevenire. Se avessero dovuto passare attraverso la commissione di studio costi-benefici, non avremmo quello che hanno fatto Raffaello, Leonardo e Michelangelo. Si possono e si debbono ridurre gli effetti disastrosi che l'evento produce. Una approfondita riflessione. Io ho invidiato la sagacia. Dopo aver criticato tanto le nostre misure, adesso le ha rispolverate. Il paesaggio è il volto amato della patria. Cassa integrazione straordinaria, interventi per gli autonomi e via discorrendo. Chi attacca i monumenti attacca una parte del paesaggio. Penso che bisogna procedere molto rapidamente. Bignami è una persona che ha fatto l'amministratore, ha fatto il consigliere comunale, il consigliere regionale, il deputato. Alla nomina di un commissario che Bonaccini ha tutte le caratteristiche, che ha lavorato lealmente col governo. Buongiorno, e anche oggi il commissario straordinario per l'alluvione in Romagna lo facciamo domani. A quanto trapela, nemmeno il CDM di oggi, quello che si farà con la Meloni che rientra dal giro sull'elicottero con la von der Leyen, varerà la nomina, perché la linea ufficiale sembra essere quella di prendere tempo, non è urgente, si dice al governo. Peccato che quando a settembre ci fu l'alluvione delle Marche, il commissario fu nominato il giorno dopo e fu scelto, non a caso, il presidente della regione, Francesco Acquaroli, e così in molte, molte altre occasioni. Ecco, il tema col passare delle ore sembra molto chiaro: il governo non vuole nominare Stefano Bonaccini, o quantomeno non tutto il governo. Manca l'accordo su chi dovrà gestire gli ingenti fondi destinati ai territori colpiti, cioè non l'emergenza, ma tutta la ricostruzione. Al governatore emiliano non basta l'appoggio dei suoi colleghi, che pure c'è, colleghi di centrodestra, Zaia, Toti, il calabrese Occhiuto. La Lega in particolare sembra irremovibile sul puntare su una figura terza, esterna alla politica. La colpa di Bonaccini sarebbe quella di essere in qualche modo responsabile del dissesto idrogeologico del suo territorio, quindi non potrebbe essere lui quello che mette a posto le cose. Questa è la teoria. Ma forse dietro a questo incaponirsi della maggioranza c'è ancora una volta l'idea di occupare l'ennesima casella, l'ennesimo spazio, una sorta di risico della politica che ha già travolto RAI, commissioni parlamentari, grandi partecipate. Per carità, chi vince le elezioni è giusto che occupi la stanza dei bottoni, fa parte della democrazia, ma io credo che di fronte a una tragedia di questa portata le logiche dei partiti dovrebbero passare davvero in secondo piano. Ne parliamo questa mattina. Sono venuti a trovarmi in studio Stefano Candiani, esponente di spicco della Lega, come ben sapete. Salve, benvenuto Candiani. Buongiorno. Fabrizio Roncone, firma del Corriere della Sera, buongiorno. Fabrizio, vedo pronto Augusto Minzolini, direttore del giornale. Ciao Augusto, buongiorno, ben trovato. Ciao. E anche Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle. Buongiorno Gubitosa. Allora Candiani, cioè, io mi sono fatta. Oggi ho letto le interviste di molti governatori, tra cui il vostro autorevolissimo Zaia. Cioè, se c'era l'alluvione in Veneto, dopo 24 ore ci sarebbe Zaia a fare il commissario, fra me e lei ce lo possiamo dire? Beh, non è che possiamo augurarci un'alluvione per scoprirlo in Veneto. No, per carità, tutt'altro, proprio non ce la auguriamo per niente. Dopo, però insomma. Dopodiché è chiaro che qui c'è anche una rincorsa. È l'uomo dei paradossi, Candiani, no, non mi piace. Cioè, è chiaro che c'è una rincorsa anche su un tema politico e anche di polemica. Io credo che comunque in ogni caso la scelta sia da fare in termini anche collegiali, cioè il territorio deve avere un'intesa con il governo e il governo con il territorio, perché le figure importanti come quella del commissario per una, qui non si può chiamare ricostruzione, per una rimessa alla normalità, ecco, della situazione. Però i danni sono quasi come del terremoto, fa abbastanza impressione. Differente. Ripristino delle attività produttive, in questo caso è fondamentale, nell'altro caso la ricostruzione anche degli edifici, insomma, sono due cose complesse. Sì. Però non si può limitare il tema all'Emilia o alla Romagna, in questo caso alla Romagna. Il tema viene ampliato anche nelle Marche, tra l'altro, e saranno anche qui aggiunti altri territori. Insomma, però su questo l'intesa, che sia Tizio che sia Caio, a mio avviso è questione di qualche giorno, ma ci sarà. Cioè il no a Bonaccini che la Lega sta esprimendo e quindi è legato al fatto che non è solo Emilia-Romagna. Ma non può essere visto solo come una questione indubbiamente territoriale di quei territori, tant'è che faccio un esempio banale ma che riporta un po' l'attualità. Quando ci fu la nomina di un commissario importante come quello della ricostruzione del terremoto del centro Italia,
che riguardava più territori, esatto, ci fu la nomina di un commissario e poi di subcommissari che erano i presidenti delle regioni interessate. Proprio perché la catena di comando deve essere stretta, ma ci deve essere una forte collaborazione tra la regione e l'autorità ovviamente di ricostruzione, che in questo caso è quella commissariale. Se no non si ricostruisce, cioè se c'è contrapposizione le cose si fermano e qui è nell'interesse di tutti ripartire velocemente. Che cosa dici, Fabrizio, di questa storia? No, perché, insomma, adesso per carità, io ho ascoltato Candiani con grande interesse, a me sembra che effettivamente però la Romagna e l'Emilia Romagna siano l'epicentro, poi certo ci sarà qualche piccolo danno collaterale, ma insomma, francamente, queste sono le immagini di una regione in ginocchio, che è la regione governata da Stefano Bonaccini. Sì, non lo so, tranne che i giornali non stiano prendendo qualche buco clamoroso, mi pare che il disastro sia in Romagna, diciamo. Tutti i telegiornali mandano immagini della Romagna, tutti i giornali parlano dell'Emilia-Romagna, del disastro dell'Emilia-Romagna, quindi diciamo che la cosa più logica sarebbe quella, nell'interesse dei cittadini, di nominare come commissario straordinario Bonaccini. Io credo che ci sia una... e del resto io suppongo che anche Candiani non pensi che siano impazziti i loro governatori, i vostri governatori leghisti, se anche loro dicono che debba essere, cioè ci sia una buona ragionevolezza, cioè, su questo ragionamento. La differenza tra il modo mio di ragionare e quello di Ronconi è che finire? Io provo a ragionare, lui invece dice mette subito le categorie. Posso se finire? Se quello che dice lui va bene, se no sei impazzito, no? Cioè è una roba molto curiosa. No, ma lei non è impazzito, io, scusi, ma lei perché non mi segue? Non è complicato, no, io stavo dicendo che erano, io dicevo... è sempre un po' arrogantello nel modo di porsi, e questo ma non sono arrogantello, mi scusi. Ognuno ha le sue caratteristiche. Ma lei lasci stare quelle mie caratteristiche, io stavo dicendo una cosa, io stavo dicendo che i governatori della Lega sostengono che, come dire, sarebbe logico e ragionevole avere come commissario Bonaccini. Mi chiedevo, sono impazziti per dire una cosa di questo tipo? Era una forma retorica. Io credo che non siano impazziti, credo che siano dentro una logica di buon senso. Aggiungo che però dietro, secondo me, c'è un elemento che invece spiega, diciamo, qualche ritrosia nell'affidare a Bonaccini il compito di guidare la ricostruzione, è che questa ricostruzione prevede, se ho ben capito, 10 miliardi, che sono una fetta di denaro importante. Enorme. E che rischiano anche di essere un, diciamo così, di avere un goloso appeal elettorale, perché è evidente che poi se tu ricostruisci, diciamo, tieni anche le fila di tutta una serie di logiche. Se risistemi bene, certo, la regione, poi te la giochi. Allora, prima di sentire il parere di Augusto e di Ubitosa, però voglio passare da Faenza, perché Faenza è una situazione molto complicata. Noi abbiamo la nostra inviata Isabella Ciotti, che è lì per noi. A Faenza temono moltissimo la cementificazione del fango, cioè il fatto che fra un pochino dovranno usare i picconi per rientrare a casa loro. Questa è un po' la sostanza. Isabella, eccomi qua. Buongiorno Mirta, esattamente come dici tu, qua a Faenza, che ricordiamo è stata una delle città in assoluto più colpite, c'era stata una grossissima alluvione anche all'inizio del mese, è stata colpita una seconda volta, l'acqua è arrivata fino a 6 metri in alcuni punti ed ora è una città completamente sommersa dal fango. L'acqua si ritira ma il fango rischia di solidificarsi. Oggi il sole dà un pochino di tregua perché i giorni scorsi sono stati giorni veramente di fortissimo sole, di bel tempo, e quindi si è molto cementificato. Oggi abbiamo non piove fortunatamente, ma quantomeno non abbiamo un sole così forte. Ma io ti faccio vedere una situazione che ci siamo trovati oggi qui davanti. Dove mi trovo? È un supermercato di Faenza, completamente mamma, distrutto. Qua mamma il fango mia è ancora alto, lo puoi vedere, guarda, dai miei stivali, mamma, cioè questa è una palude, ma quello che vedi veramente è un supermercato. Questo, ti voglio far danni vedere che dicevamo, qua alla mia sinistra, no, parliamo il di magazzino. Cioè, giustamente mi stava dicendo che esatto, non è la ricostruzione vera e propria, però guardate cos'è stato, è molto, molto, cioè un disastro complicato, epocale. Quello che tu vedi sono scaffali del magazzino. Ora mamma ti porto a vedere, mia, c'è la gru dentro che sta sgomberando, c'è un'impresa che è venuta qua, ti faccio vedere gli scaffali, sono immagini impressionanti, con i prodotti alimentari che sono qua coperti dal fango. Guarda, dovresti vedere anche le insegne, che questo è proprio, qui c'era la pescheria del supermercato, guarda che cosa c'è. Pazzesco. Adesso il soffitto è completamente sfondato. Pazzesco. Qua sotto noi stiamo camminando su un tappeto di melma ancora alto di qualche centimetro. Qua sono tutte, alla mia sinistra sono tutte macerie e tutti scaffali. Chiaramente siamo al buio perché è saltato tutto, è stato completamente distrutto. Ma immagini apocalittiche, guarda, onestamente, mi ricorda il sud-est qua asiatico con la, lo ricordate, il tsunami del 2005?
Non a caso qua si evoca anche il terremoto tante volte. Guarda questi scaffali. Qui fino a qualche giorno fa le persone venivano a fare la spesa e guarda che cosa abbiamo. È veramente un'immagine da post-sisma. Qua abbiamo tutti i cartelli. Noi stiamo camminando in mezzo a barattoli completamente coperti, completamente sommersi dalla melma. Non riusciamo neanche ad arrivare per tutto il supermercato perché a un certo punto, guarda, sopra di noi c'è il soffitto che è completamente sfondato. Sì, è crollato il soffitto. È impressionante. Lo è. È crollato tutto, qua è tutto buio, quindi ci vorranno anche molti giorni per sgomberare. Danni economici immani, città ancora in ginocchio, cioè ieri ci siamo collegati, l'avete visto, con Ravenna, dove c'è gente che ancora per entrare a casa propria sta con l'acqua fino alla vita. Oggi stiamo vedendo la melma che invade Faenza. Augusto, eppure la polemica politica non si placa. Oggi peraltro sul Libero c'è un pezzo di Senaldi che proprio lo dice, cioè Bonaccini non è adatto perché Bonaccini dovrebbe autoindagarsi perché una colpa di responsabilità, una parte di responsabilità è anche sua. E adesso mi arriva tra le mani un'agenzia di Maurizio Gasparri che dice sul commissario decide Chigi, ma è giusto verificare cosa è stato fatto e quali misure sono state prese per prevenire disastri. Come, cioè, insomma, l'idea è di metterlo sotto accusa a Bonaccini, forse non è il momento adatto, dovremmo stare tutti a remare dalla stessa parte per dare una mano all'Emilia Romagna, non lo so, che dici? Ma io guarda, ti dico francamente che penso il terzo giorno ho scritto un pezzo immaginando che forse poteva essere un'occasione diversa, perché diciamoci la verità, se fosse successo in per un governatore del centrodestra sarebbe stato messo subito diciamo agli arresti, cioè avremmo avuto subito la procura che partiva. E io trovo questa cosa qui una cosa assurda, ma lo trovo assurda anche da quest'altra parte, perché è evidente che è difficile trovare delle responsabilità quando ci sono situazioni di questo tipo. È un meccanismo perverso che appartiene soltanto al nostro paese. Io da questo punto di vista immagino invece che uno dovrebbe creare le condizioni del massimo di unità per dare una risposta solidale e che dimostri che come sistema Italia tu riesci a reagire a situazioni di questo tipo. Per quanto riguarda invece... No, anche perché, scusami, aggiungo una cosa, Augusto, solo per completezza, che invece la visita della Premier in Emilia Romagna ci aveva fatto pensare a un atteggiamento di questo tipo, no? Avevamo visto. Ma nell'area, sai una cosa, io credo che nell'area c'è questo spirito, anche perché di fatto di fronte a situazioni di questo tipo non puoi non avere questo atteggiamento. Noi il dramma è che abbiamo, ti ho detto, abbiamo sempre un meccanismo perverso, perché poi alla fine parte la giustizia quando ancora non è ricostruito, cioè sono cose che sono assolutamente folli e che appartengono soltanto a un paese del cavolo come questo, scusa l'espressione. Ora, dall'altra parte, il discorso che faceva Candiani ha un senso se parliamo in termini territoriali, però lì bisogna andarla a verificare, perché io credo che dall'altra parte mantenere un'unità, diciamo anche nella guida di un meccanismo di ripartenza come questo, sia fondamentale, cioè se noi mettiamo altre figure rischiamo di creare un dualismo. Allora la cosa che noi dobbiamo fare innanzitutto è la velocità nei tempi, perché è essenziale da questo punto di vista che tu non puoi star fermo, anche rispetto allo spirito di quelle popolazioni tu devi partire subito, devi dare subito un punto di riferimento. La seconda cosa, si decida, c'è uno spazio talmente ampio per cui alla fine i territori sono tanti, no, c'è una parte dei territori che invece è preponderante, che allora a quel punto si fa, diciamo, il governatore di quei territori, anche perché se noi cominciamo a dare dei precedenti di questo tipo, alla prossima volta, purtroppo noi siamo un paese sfortunato, ricominciamo da capo. Io non credo che questo sia il caso. Il tema dei precedenti è molto importante, secondo me, perché anche secondo me il motivo per cui oggi ben tre governatori di centrodestra parlano, perché se passa il concetto... Ma poi soprattutto io credo che da questo punto di vista noi dobbiamo creare le condizioni, ti dico, e la premessa l'ho fatta, se fosse successo a un governatore di centrodestra avremmo avuto tutta un'altra serie di cose e non sto qui a far polemiche, però è evidente che dobbiamo creare un sistema. Perché cioè, dobbiamo creare un sistema per cui tu sai esattamente il giorno dopo che avviene purtroppo una situazione così sfortunata quello che avviene. Sono stato abbastanza chiaro in questo? No, ti ho detto sono stato chiaro. No, nel senso, chiarissimo, noi non dobbiamo stare lì a discutere. Cioè, nel senso, sappiamo che nel momento in cui una cosa del genere avviene in Veneto, il giorno dopo abbiamo Zaia. Se invece avviene in due territori possiamo immaginare di trovarne un altro. Però non possiamo finora è andata così, onestamente. No, non è andata così.
Non è andata così, l'ho appena spiegato. Cioè... No, solo quando ci sono le quattro regioni coinvolte. Ma il concetto principale è che ci deve essere un coordinamento tra le azioni, che non sono ferme a un comune, a una provincia o a una regione, poi si allargano su territori, perché poi il cratere si allargherà inevitabilmente. Quindi, come è stato per il Centro Italia, dove c'era un commissario e i presidenti delle regioni erano subcommissari, cioè operavano tutti assieme, collegati, credo che quello schema, se fosse replicato, non sarebbe certamente una novità. Se poi si vuole innovare, fare altre cose, separare... Per capire io, ma Bonaccini per voi della Lega è già un no o ancora in ballo? No, ma la questione di veti sulle persone non esistono, è questione proprio di organizzare una cosa che funzioni. Perché se poi alla fine le cose non funzionano, siamo qui tutti a tirarci poi le bastonate sulla testa. Fatemi vedere un momento. Eli Schlein sta parlando al Festival di Trento, se non sbaglio. Mettetemi un po' le immagini qua, così le vedo anch'io. E allora cerchiamo di metterle in campo, sia sul lato della competenza che serve al lavoro per trasformarsi. No, perché una delle cose che oggi vedono molto dai sui giornali è che Eli Schlein, vice di Bonaccini, come vicepresidente di Emilia Romagna, sta facendo un po' fatica a commentare i problemi, diciamo... legati alla situazione, forse, alla grave emergenza. Forse perché quando era vicepresidente qualche voce in capitolo ce l'aveva, insomma. E invece voi 5 Stelle lo state difendendo, Gubitosa, Bonaccini, il presidente della regione, che peraltro, dato che insomma sono stati tanti dubbi, sono stati sollevati su Bonaccini, io voglio ricordare onestamente che la ricostruzione del terremoto di 2 anni fa è stata fatta molto bene in Emilia, e lo so perché ho seguito terremoto e post terremoto in maniera, diciamo, continuativa. Gubitosa. Guardi, qui è una questione di buonsenso. Al di là della casacca politica e del colore politico, e al di là che sia Bonaccini un esponente del PD, ma allungare la catena, noi lo abbiamo visto, non conviene. I presidenti di regione possono essere di destra, di sinistra, di centro, devono essere loro i responsabili, in quanto sono un filo diretto con il territorio, quindi Stato, filo diretto con il territorio. Faccio un esempio, anche se sono due cose distinte e separate, però... Quando noi siamo arrivati al governo con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, lui aveva trovato un filtro tra il territorio e il Ministero dell'Ambiente. Era quella struttura scellerata di Renzi che si chiamava Italia Sicura. Quello era un come filtro, scellerata? Una terza parte Renzi che Parlamento stava a Roma, 12 volte stava che avete sulla coscienza il fatto che è stata eliminata, che è l'unica tentativa. Però guardi, ecco, in realtà, dottoressa, lei mi aiuta a chiarire che quello era un filtro, no? Quindi si scollegava il territorio dal Ministero dell'Ambiente, non era una questione economica. Spesso i cittadini, quando Renzi parla così, pensano che Costa abbia tolto i soldi. No, Costa ha tolto solo un filtro collegando i territori direttamente al Ministero dell'Ambiente, e quindi ha messo addirittura, anzi, 11 miliardi proprio per la cura del territorio, togliendo un filtro, una struttura che costava tra l'altro 1 milione di euro, e anche questo 1 milione di euro lo ha rimesso sul territorio. Vedo molto dubbiosi che i miei ospiti politico, studio. Sia Roncone che Candiani non li vedo convinti da questa ricostruzione. Ognuno la può pensare come vuole, poi ci sono delle cose che sono o bianche o nere, non ci sono sfumature di grigi. Ecco, la struttura di Renzi era una struttura che allungava di 9 mesi addirittura ogni procedimento. Quindi era una struttura che noi abbiamo ritenuto pesante e l'abbiamo snellita collegando direttamente territorio al Ministero dell'Ambiente. In questo caso il Presidente della Regione è la persona più adatta alla ricostruzione, anche perché ora qualcuno sta cercando di dare la colpa al Presidente di Regione. Scusatemi, solo un momento, Gubitosa, che pare che la Schlein stia parlando dell'alluvione. Ascoltiamola un attimo. Che la colpa... Arrivo subito, un attimo solo. Gli eventi catastrofali sono sempre più frequenti. Come è stato possibile... È una voce da uomo questa. Anche in termini di ristori, chiaramente, perché stiamo parlando di famiglie che in alcuni casi, quelle che vivevano in piena terra, hanno perso tutto in pochi minuti nel momento in cui è arrivata l'acqua. Stiamo parlando però di un fenomeno di portata mai vista in precedenza, perché stiamo parlando di un territorio sicuramente molto fragile, perché sono andati in piena, in esondazione contemporanea, 23 fiumi e ci sono stati più di 280 eventi franosi. Voi sentite, io sento malissimo. Sente male, ragazzi, c'è qualcosa che non va nell'audio, lo capite? Lo vedete? Così proprio non si sente. Di portata drammatica. Chiaramente la prima cosa. Allora, abbiamo un problema di audio. Non so se forse la regia. Ci siete anche voi? Si sentiva male?
alcuni casi quelle che vivevano ai piani terra hanno perso tutto, bene, hanno perso tutto in pochi minuti nel momento in cui è arrivata l'acqua. Stiamo parlando però di un fenomeno di portata mai vista in precedenza, perché stiamo parlando di un territorio sicuramente molto fragile, perché sono andati in piena in esondazione in contemporanea 23 fiumi e ci sono stati più di 280 eventi franosi. Sono caduti in 4 giorni diciamo, il quantitativo di pioggia che di solito si può vedere in 6 mesi, quindi stiamo parlando di un fenomeno di questo tipo di portata drammatica. Chiaramente la prima cosa che dobbiamo fare è metterci a disposizione per individuare le risorse, per le imprese, per l'agricoltura. Lì ci sono dei territori dove c'è la coltura di alberi da frutta che rischiano per 4-5 anni, perché quelli sono, ragazzi, alberi che hanno una crescita lunga, quindi naturalmente c'è un danno. Torniamo in studio. Diciamo che sto facendo una descrizione degli eventi che purtroppo per noi è una settimana che facciamo tutti i giorni. Quando arriva alla sua opinione me la fate ascoltare. Fabrizio, prego. No, vabbè, so, adesso ride, guardando, Mizzolini ride, ma non è così, era un po' descrittiva. No, hai detto quando arriva, forse non arriverà mai. Il problema della... No, io so che dentro il Partito Democratico c'è, diciamo così, molta perplessità sul comportamento della Schlein in occasione di questa tragedia che ha colpito l'Emilia Romagna, perché... Diciamo non che ha difeso Bonaccini poi, no? No. Peggio. Molti alti dirigenti del partito immaginavano che, come vorrebbe la grammatica della politica, la Schlein si precipitasse in Emilia Romagna, di cui è stata vicepresidente, un'ora dopo l'inondazione. Un'ora dopo, la grammatica della politica, specie per un partito di opposizione al governo, ma che governa quella regione, doveva essere un'ora dopo sul territorio, doveva essere la Schlein con il fango alle ginocchia a capire che cosa stesse succedendo. È arrivata con gravissimo ritardo, è arrivata facendosi filmare in una situazione abbastanza grottesca, senza gente intorno, senza sfollati, quindi, diciamo così, lasciando anche intuire, lasciando spazio al sospetto che avesse timore di essere contestata, perché è arrivata in clamoroso ritardo, in gravissimo ritardo. Io credo che questo sia un ulteriore passaggio a vuoto della nuova segretaria, ma non rispetto né all'opinione pubblica né al governo, ma rispetto al Partito Democratico. Al suo stesso partito, dove continuano, come dire, ad aumentare i dubbi sulla sua segreteria. No, perché qualcuno dice che era in difficoltà avendo una delega a questa materia quando era vicepresidente della regione. Ma la grammatica della politica vuole che tu, segretario, vai a metterci la faccia e ti prendi anche gli insulti. Ecco, si fa così la politica, si fa così, non si va a Trento a pontificare e a cercare. Poi, tra l'altro, come diceva giustamente Augusto, poi bisogna capire che cosa abbia in testa, perché diciamo pochi, quasi nessuno di noi ha capito quali siano le idee della Schlein finora. Vabbè, adesso in regia stanno ascoltando, vero? Sì. Gubitosa voleva finire e poi sento naturalmente sia Candiani che Augusto. Oh, guardi, dottoressa, io volevo dire che purtroppo quando si dice le colpe sono del presidente o dei presidenti di regione, qui purtroppo la colpa grave è dei negazionisti del cambiamento climatico. E purtroppo dobbiamo anche oggi, pur non volendo fare polemiche, perché io non voglio fare polemiche quando si commentano immagini così drammatiche, però anche oggi dobbiamo fare i conti con dei partiti che sono negazionisti del cambiamento climatico. Nell'ultimo decreto che sta facendo il governo ci sono ora gli aiuti a questa popolazione, quindi la cassa integrazione, i soldi, su cui noi non abbiamo nulla in contrario. Ebbene, in un decreto che va ad aiutare una popolazione perché è stata colpita da un'alluvione, vanno ad inserire che cosa? L'agevolazione per i classificatori. Cioè, è come se mentre si fa un decreto per aiutare la ricerca contro i tumori ai polmoni, si va a inserire l'agevolazione per la vendita delle sigarette. Ecco, purtroppo il problema è che abbiamo anche partiti che sono negazionisti del cambiamento climatico. Allora, perché il problema è del cambiamento climatico. Dice bisogna Candiani, investire in prevenzione. Il disastro in corso, ma pensiamo alla prospettiva. Invece questo governo nega, perché è una cosa insomma, che sta venendo fuori da più parti, il grande tema. Cioè, dobbiamo cambiare completamente il modello di vita, di sviluppo, Candiani. Sì, va bene, ok, ma su sta roba qui alla Greta, insomma, con quelli che poi vanno anche a fare le manifestazioni in autostrada, che buttano il fango dentro nelle fontane e compagnia, ne abbiamo un po' piene le tasche.
cioè tutti gli sforzi che dobbiamo fare nel nostro non c'entra niente questo, Gagliani, finire. Non c'entra niente con noi, non c'entra niente, però non c'entra niente con quello che ho detto io. Ma infatti non ti ho mica detto che l'hai detto tu, sto dicendo che con quelle robe lì chiudiamola un po', no? Perché sennò è molto retorica e poi il contenuto pratico sfugge. Allora, noi dobbiamo certamente modificare il nostro stile di vita, certamente relazionarci meglio con quello che ci circonda, però bisogna anche fare un minimo di bagno di realtà, cioè quello che è accaduto, onestamente io non ci sto a buttare una fascina in più sul rogo dell'Emilia Romagna, quello che è accaduto lì, ma non era una dimensione ovviamente sostenibile, cioè non è che vedi come altrove, e in qualche caso, dubitoso sa di cosa parlo, le case costruite abusivamente sulla collina sopra che crollano, ma su certo, quelle sotto. I ponti in Calabria. Lì è chiaro, hai visto montagne intere venire giù. Cioè, è chiaro dubbio. Che su quella roba lì un po' di relazione su un fatto eccezionale dobbiamo farcela. Dopodiché, se togliamo le auto di mezzo, se togliamo le vacche dalle stalle, eccetera, quella roba qui succederà lo stesso. Forse Gubitosa, questo ti faccio una domanda. Quanti sono oggi gli abitanti della terra? Te lo sei posto questa domanda? Lo sai? Gubitosa, penso che parli con lei. Quanti sono gli abitanti della terra? 8 miliardi? Vabbè, dai, 100 milioni più, 100 milioni meno. E quanti saranno fra 50 anni? Te lo dico io, guarda. Guardi, mi fa una domanda a cui io non so no, rispondere. Ma ti rispondo se, io. Ti rispondo se io. L'hai visto, dillo. Ti rispondo io. La previsione arriva a 10 miliardi. Cioè, è evidente che noi possiamo impegnarci a fare tutte le modifiche nel nostro stile di vita da italiani, da poche centinaia di milioni se metti dentro anche tutti gli europei, ma il mondo purtroppo sta andando verso una dimensione per cui non è che le nuvole piuttosto che i fenomeni atmosferici li fermi al confine. Quindi Gandiani dobbiamo no, morire ti sto dicendo, tutti, che ci ti stai sto dicendo una cosa molto semplice, metti un minimo più di relazione tra quello, che dici, tra quello che dici e i fatti che accadono, perché tutto quello che tu puoi fare, puoi cambiare il tuo stile di vita, ma questi fenomeni significa? Di questa dimensione non li puoi prevedere. A fronte ma di questo, però, attenzione, una gestione intelligente del territorio. Ma la nostra teoria è che dobbiamo cambiare modo di vivere. Ma significa che non puoi farlo solo in Italia, che non serve modo a niente, di vivere, fai solo in Italia. Molto più sintetica, ti ha detto Minzolini. Quindi, su quella roba lì, far credere agli italiani che se mettono meno zucchero nel caffè viviamo tutti meglio, forse è ora di piantarla, no? Almeno quindi, abbiamo una reazione tra causa e effetto. Cosa. No, ora fermati. Allora io ti faccio una domanda, tu l'hai fatta a me, ora la faccio io a te. Quindi significa che Candiani ha abolito, se è vera già la tua teoria, povertà, significa che io a mio figlio oggi... fatemi parlare però, scusate. Posso fare una domanda anch'io? Fabrizio ha fatto una battuta, ci ha detto che lei ha già abolito la povertà, quindi bisogna avere fiducia in lei. Ma no, senza andare a fare discussione, se no ci perdiamo. Quello che dico è non condiamo tutto con brevi slogan, perché sennò non... No, però scusami, Candiani. Allora noi quindi in Italia non dobbiamo fare nulla. Perfetto, non dobbiamo fare nulla per il cambiamento climatico perché il problema è mondiale. Bene, no, quindi a mio figlio oggi questo. Insegno a buttare la carta fuori dal finestrino quando cammina in macchina, ma soltanto no, perché Gubitosa, nel mondo ci sono i rifiuti ovunque. Toretto, io faccio il mio e Toretto, tu devi di non fare mettere il tuo. In relazione noi due dimensioni che sono oggettivamente sproporzionate. Candiani, ora mi fai finire perché tu hai parlato. Io a mio figlio insegno a non buttare la carta fuori dal finestrino. Normale. Perché è una questione di mentalità, anche se so che nel mondo ci sono i rifiuti ovunque, e così dobbiamo fare. Bravo. Anche noi come Italia, ma noi dobbiamo fare il nostro, e poi allora, anche è chiaro Gubitosa, che anche in Europa dobbiamo fare il nostro, la nostra la parte posizione. È che il mondo si deve accodare. Sento Augusto, perché Candiani sta dicendo l'Italia o anche l'Europa è un piccolo pezzo, ci sono miliardi di cinesi, miliardi di indiani, paesi in via di sviluppo, e dall'altra parte però Gubitosa dice però noi che siamo paesi super invece sviluppati e super tecnologici non ci poniamo come avamposto di un cambiamento dove andremmo a finire. Sì, ma risintetizzo, cioè la, tu la devi vivere in maniera sintesi. Devi rimanere differente, però non far credere a chi in questo momento purtroppo ha vissuto quell'alluvione che se cambia il suo stile di vita queste situazioni qui purtroppo, anzi allora, per fortuna non ci saranno Minzolini, più in futuro, non è così purtroppo, non è così. Ma quello che stai dicendo Candiani, la metti tu sullo stile di vita, no, è una adesso, questione di modello anche industriale. È modello industriale, non è una questione di stile di vita, sennò qui facciamo passare che Gubitosa ha detto che dobbiamo tornare a prendere la mela dall'albero in campagna. Per esempio. È il modello industriale che va cambiato. Su cui Salvini cioè, si scaglia e si rivelano i nostri mali, è inutile. Minzolini, ma ce l'abbiamo la clip di Salvini, quella lì carina. Minzolini, prego. Ridicolizzate tutto, ogni cosa.
Ma lascia che ridicolizzare, cioè, il problema, sai, scusi, Gubitosa, è che tu poi parli d'altro, perché noi, allora, lo sappiamo tutti, siamo tutti consapevoli che da questo punto di vista bisogna fare qualcosa per il clima, tant'è che l'Europa probabilmente è il continente che fa più degli altri, d'accordo? Ma non è che ha risolto il problema, perché in ogni caso tu l'alluvione in Emilia e Romagna l'hai avuta. Allora il problema non è quello, è quello di vedere quello che puoi fare per evitare che in una situazione così problematica ci siano strutture capaci, diciamo, di evitarla. Allora, ti faccio un esempio. Se noi continuiamo a fare del clima, come stai facendo adesso, un'ideologia, allora ci ritroviamo, o del clima o di altro, anche dell'ambientalismo. Ma non è un'ideologia! Mi fai finire! Adesso, però io sono serio, io, hai visto, non ho parlato, fammi finire. Ti faccio un esempio stupido. Allora, ma uno tu dei non motivi... puoi dire che io faccio ideologia, vabbè, buonanotte. Allora non parlo. Anche gli altri, per favore. Prego, Menzolini. Allora, sto dicendo, facciamo una cosa, si parla di ambientalismo, animalisti e via dicendo. Una delle ragioni per cui ci sono stati dei problemi, ma detto dai sindaci di lì, io l'ho letto sui giornali, era il fatto che una, diciamo, preponderanza della popolazione delle nutrie, che fanno, diciamo, negli argini le loro tane, ha creato le condizioni che gli argini erano abbastanza, diciamo, fragili, no? Allora, quando per caso è stato fatto, lo raccontava un sindaco, adesso non mi ricordo se quello di Ravenna o altro, ha tentato di fare un'operazione per cui cerchiamo di regolare quella riproduzione, è stato addirittura minacciato di morte dagli ambientalisti. Allora, tu capisci, noi partiamo, gli ambientalisti dicono delle cose giuste, però è evidente che poi inserire questi... diciamo, chiamiamoli tra virgolette ideali, all'interno di una situazione tipo quello, creano esattamente, diciamo, il risultato opposto. La stessa cosa vale quando io faccio un discorso, lì c'è un problema di territorio, tu devi riuscire a creare le condizioni per cui quel territorio non sia fragile dal punto di vista idrogeologico, che purtroppo è una situazione che ritroviamo in tante altre aree italiane. Quelli sono gli interventi che devi fare e non devi avere quell'atteggiamento che purtroppo ha contraddistinto forze politiche nel nostro paese, di una sorta di idiosincrasia nei confronti delle opere pubbliche, perché purtroppo, allora, dato che non siamo nel paradiso terrestre, un altro tema, Augusto. Devi fare degli investimenti anche di questo tipo. Il partito dei no, che è un altro tema di questo paese. Scusatemi, prima di andare avanti, vi leggo la dichiarazione di Elly Schlein, che dice: non sono mai stata assessora all'ambiente in Emilia Romagna, ero assessora al welfare, al clima, l'assessore all'ambiente era un'altra persona che peraltro ha lavorato molto bene, per chiarire la sua posizione anche rispetto alle responsabilità precedenti. Nel frattempo vi racconto cosa è successo ieri a Roma, perché sono state tre grandi questioni: il via libera definitivo al ponte sullo stretto, che sta a cuore a Salvini in modo straordinario, le prescrizioni molto stringenti sui conti pubblici italiani da parte della Commissione Europea e il tema, il nodo Bonaccini, che ancora, come ben vedete, non è stato sciolto. Guardate. È un tema che in questo momento non si pone, ancora c'è l'acqua. Le bandiere dei palazzi della politica sono a mezz'asta in rispetto della giornata di lutto nazionale per la tragedia dell'Emilia-Romagna, ma lo scontro politico sul nome del commissario alla ricostruzione del post-alluvione scalda gli animi. Bisogna procedere molto rapidamente alla nomina di un commissario, che Bonaccini ha tutte le caratteristiche. In questi anni Bonaccini è fatto il presidente della regione, l'alluvione non è stata arginata nei dovuti modi. Intanto, con i voti di maggioranza e terzo polo, il Senato dà l'ok definitivo al ponte sullo stretto di Messina. Il ponte sa da fare. In un momento come questo, in cui abbiamo il paese che ha degli eventi traumatici, lui si occupa di qualcos'altro. Il ponte sullo stretto è una vostra vittoria. Stiamo andando in conferenza. Parlare di giornata storica, di decisione storica definitiva è assolutamente... A guastare la festa del centrodestra arriva la scure dell'Unione Europea, le raccomandazioni economiche per il 2023 della Commissione UE. Per Bruxelles, alla vigilia della visita di Ursula von der Leyen nei territori alluvionati, il governo deve correggere il tiro su molti capitoli, dal fisco alla gestione del debito. Diciamo, il fatto che si avvicinano le elezioni europee non aiuta molto. L'UE bacchetta l'Italia anche su autonomia, riforma del catasto, balneari e sull'attuazione della transizione green prevista dal PNRR. Rischiamo ancora di più di perdere un'occasione storica che chiaramente ci è stata offerta. Cioè, della gente che vive ancora nella pre-pandemia, in un altro mondo. Senza.
cioè sono fatti così. Intravedo le elezioni europee dell'anno prossimo un momento di liberazione. Allora, in tutto questo mi chiedeva la linea Isabella, perché credo che insomma ci avesse qualche altra cosa da raccontarci da Faenza. Ecco, Misa, sono qua. Sì, scusa, mi metta solo per farti vedere un'immagine molto significativa, che vedi questo muro, queste pareti sono il complesso che contiene quel supermercato che abbiamo visto prima. Guarda il segno dell'acqua, così hai un'idea di quanto alta è stata l'acqua qui a Faenza. E ti volevo far parlare un attimo con Paolo, che è un imprenditore. Lui qua ha un negozio che purtroppo ha perso, era un negozio che vendeva prodotti anche per l'industria. La sua famiglia lo sta pulendo proprio in questo momento, ma i tempi sono un po' lunghi. Paolo? Sì, ho perso tutto. Scusatemi un attimo. Ciao Paolo, no, ma ha ragione, lo capisco benissimo. Mi dispiace tanto, Paolo. Scusatemi. Ti capiamo benissimo. Una settimana che le lacrime si spendono a profusione. Comunque, chiedo scusa ancora. Niente, io posso dirle questo. Il 23 di aprile ho festeggiato 40 anni di attività col mio negozio, e forse questo sarà stato il regalo di compleanno, forse. E ho perso praticamente tutto, non è rimasto niente, il tutto è rimasto sotto 6 metri d'acqua, però da buon romagnolo mi rimbocco le maniche e devo andare avanti. Vai avanti, bravo. C'è da dire che devo ringraziare tanto 62, non sono pochi, sono tanti. Però rimettersi in gioco, io ci provo, più no. Che altro lo devo fare, quindi, però io devo dire, se mi permette, di ringraziare la marea di volontari che sono stati fantastici, c'è stato un movimento di volontari che non immaginavo, poi anche le aziende locali, posso anche il gruppo Bucci qui che ha messo a disposizione dei generatori, delle idropulitrici, ma questo non c'è dubbio, Paolo. Locali. In questa tragedia, devo dire anche dall'esterno, vedendovi da fuori, c'è stata un senso di comunità, una generosità collettiva grandissima, e questo certamente è stato una cosa che ha fatto bene al cuore anche a voi, no, che state in questo disastro. È un disastro. Lei signora, guardi, forse la signora qui che mi sta intervistando può vedere la devastazione, perché uno, se non è qui presente, non può immaginare l'apocalisse che è avvenuta. Un'apocalisse proprio. Allora, sì, la stiamo vedendo. Io voglio dire una cosa a proposito di politica. No, torniamo al nostro tema, perché poi quando uno vede un uomo di 62 anni, sì, che sono 40 anni che si dà da fare e lavora, che piange... Beh, secondo me forse no, una mano sulla coscienza, e capire che in questo momento l'unica cosa che conta è dare risposte rapidamente, evitare le polemiche, evitare i grandi discorsi, cioè se lo meritano, signora, i cittadini dell'Emilia Romagna, se io lo meritano. Sono... Sì, no, indubbiamente, però io ho questa convinzione, come diciamo noi, a bocce ferme dopo si può parlare di ogni. Ma adesso fare polemica sulla politica e sulle cose, io non ne vedo la necessità, è come, non so, sparare sulla Croce Rossa, uguale. Adesso è il momento di tirarsi sulle maniche e di affrontare la vita andando avanti. E poi dopo le polemiche le mandiamo poi successivamente, però adesso non è il momento. Siamo di farlo, almeno con te, a mio Paolo. Parere. A mio grande parere. Saggezza, Emiliano Romagnoli. Ha ragione Paolo, come immagini. Sempre. Grazie. Grazie. Allora, vedo che c'è anche il sindaco, è arrivato? Grazie. Mantovani, il sindaco di Monterenzio? Ah sì, eccolo. Salve sindaco, ben trovato. Dove si trova? Ah, siamo sul punto preciso della strada provinciale. Questo aspetta proprio metà il paese. Soprattutto siamo... La sento male, sindaco, c'è un modo per avvicinarsi a un microfono, qualcosa? Al contrario. Guardate che c'è, ma vi rendete conto? L'apocalisse. Questa è l'altra parte, con le frane che ormai invadono tutto. Ah, forse vuol spegnere la gru e parlarci. Ecco qua, sì, bravo sindaco, grazie. Grazie a voi. Sta succedendo in questi territori.
Allora, scusatemi, mi scusi sindaco, parlo con la regia, cerchiamo di sistemare l'audio perché vorremmo parlargli, anche perché davvero ci parla da un luogo spaventoso. Insomma, io so che a Monterenzio la situazione è difficilissima, ci sono state frane ovunque, sono bloccati da 6 giorni, però bisogna che mi trovate un modo di comunicare meglio col sindaco. Se volete fare le prove in regia e poi torniamo? Io torno in studio. No, insomma, mi sembra che è stato un bel bagno di realtà, no? Tornare nelle strade di Faenza, perché si fa fatica a ragionare di altro. Vogliamo sentire. Il sindaco funziona. Ottimo. Prego, sindaco, proviamo di nuovo. Sì, va bene. Ecco, la sento allora, benissimo ora, bravo. Senti... Oh, perfetto. Allora, niente, come dicevo, questa è la provinciale. È una delle provinciali più importanti, almeno per quanto riguarda l'Appennino bolognese, perché collega chiaramente la pianura est con la montagna. Allora, l'interruzione di questa strada, oltre ad aggravare la nostra situazione, perché siamo tutti pendolari, ma anche quelli dei comuni a monte. Questo lo potete vedere perché siamo riusciti finalmente ad arrivare dopo qualche giorno di lavoro, abbiamo fatto 600 metri credo, per cui immaginate ce ne sono altri 4 di questo, in questa maniera, cioè frane continue, e qua come potete vedere si vede anche la linea della mezzeria, vuol dire che la strada non c'è più, è stata sventrata, è stata erosa. E sopra abbiamo una frana spaventosa. Senta sindaco, una delle cose che mi hanno raccontato un mio amico romagnolo è che la cosa un po' impressionante è che è cambiato il volto del paesaggio, cioè che per voi che ci vivete da sempre non riconoscete più i posti. Assolutamente, sembra che sia successo un bombardamento. Io lo dico, si sta liquefacendo proprio il territorio. Una cosa del genere non si era mai verificata. Ed ha, come dice lei, cambiato il volto, ma soprattutto dovrà cambiare il nostro approccio sul territorio, perché non sarà più possibile fare quello che è stato fatto fino a pochi giorni fa. Ecco. Allora, sindaco, c'è qualcosa che possiamo fare? Perché so che appunto Monterenzio è bloccato da 6 giorni, sì, la frana principale ha creato una barriera pazzesca, cioè c'è qualche appello, qualcosa di utile che possiamo fare per voi? Allora, di attenzionare la situazione, poterci, questo è importante, andare appunto a certi livelli, come in questo caso sta facendo lei, cioè a livello nazionale, far sapere qual è la problematica di questi territori. Perché secondo quello che io ricevo anche, ma anche gli stessi cittadini, non hanno ancora capito che cosa è successo. Credo che siamo in una fase di shock, mentre bisogna avere molta consapevolezza di quello che è capitato. Appunto, uno tsunami che ha cambiato completamente il volto di questi territori. Allora, l'aiuto che noi chiediamo a voi è di tenere sempre attenzionata su questi territori quello che sarà il lavoro successivo, perché qua dobbiamo ricostruire ma ripianificare in un'altra maniera. Allora, vi chiediamo costantemente, cioè costantemente... Certo, no, non spegnere i riflettori, glielo garantiamo, sindaco, esatto, anche perché appunto parliamo dell'Appennino bolognese, di un posto meraviglioso, normalmente allegro e accogliente, quindi è veramente impressionante vedere queste immagini e appunto ci teniamo in contatto, sindaco, ci date notizie, qualunque cosa possiamo fare di utile siamo qua. Grazie. La ringrazio tantissimo intanto per il lavoro che svolgete. Grazie ancora e buona giornata e buon lavoro. Allora, noi nel frattempo vi leggiamo un'agenzia che riguarda invece il mondo Rai, perché poi in questo momento a proposito di guerre di potere, insomma, mentre un pezzo d'Italia lo stiamo raccontando in quel modo lì, succedono cose. Le nomine di Gianmarco Chiocci al TG1 e di Antonio Preziosi al TG2 sono passate in CDA Rai, secondo quanto si apprende, con il voto contrario della Presidente Marinella Soldi, che pure aveva fatto passare invece col suo voto la nomina dell'amministratore delegato Sergio, della consigliera in quota PD Francesca Bria e del consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà. Si è astenuto Alessandro Di Maio in quota Movimento 5 Stelle, 3 voti favorevoli sufficienti per il via libera, quelli della D Roberto Sergio e 2 consiglieri di maggioranza Simona Agnes e Igor De Biasio. Che insomma, succedono cose sotterraneamente mentre noi siamo molto concentrati sull'Emilia. Fabrizio? Ma no, la partita Rai mi pare che fosse già ampiamente annunciata e fossero ampiamente annunciate anche un po' di tensioni diciamo che vediamo in queste ore, non mi pare che ci sia una... Cioè io non appartengo, francamente, da lettore di giornali
da ascoltatore di talk non mi appassiono molto a questa cosa della RAI, è sempre successa. Ora, francamente, che sì, adesso stiano occupando delle caselline, è successo anche quando governava il centro-sinistra. Ma è un po' collaborativo questo centro-destra, Guido, siamo in sbaglio. Guardi, purtroppo non ho sentito bene, diceva dottoressa? Ho detto siete un po' collaborativi col centrodestra e Rai, se non mi sbaglio. Ah, no, dottoressa, qui non si tratta di essere collaborativi, io non ho seguito la cosa, quindi non le so dire, posso dirle però che invece noi saremo promotori di una grossa riforma della TV pubblica, perché è importante che i partiti vengano messi fuori dalla gestione della TV pubblica. Contentatevi di avere abolito la povertà. Giusto, gli scappa sempre da ridere su questa roba della RAI. No, ma mi faceva ridere, non sento, sembrava diciamo una... No, davvero non sentivo la domanda, mi scusi. Veramente non sentivo. Gubitosa, mi scusi, posso farle una domanda? Perché... questa riforma... Scusa Fabri, ci calmiamo perché sta ridendo troppo, Bizzolini. No, pubblicità, no, fai una domanda a Cumbidosa. Okay. Poi fai una domanda a Cumbidosa, pubblicità. Mambo italiano. Mambo italiano. Allora... Gubitosa ha detto che vogliono fare una grande riforma della RAI, c'era un'ilarità di Minzolini sul tema RAI, che adesso me la deve spiegare, l'ilarità, e poi devo sentire anche Roncone che vuol dire una cosa. Ma no, nel senso che tu spiegavi quello che stava avvenendo e lui faceva come Totò, non sento, non sapevo, non ho capito. Minzolini, posso dirti una cosa? Minzolini... Però, ma dai, sto scherzando, dai. Facciamo le battute. No, però Minzolini, vuoi sapere una cosa? Mentre tu sei qui a divertirti, io sto qui a lavorare, perché comunica ai cittadini le cose che facciamo in Parlamento e le cose che sta facendo questa maggioranza. Quindi se mi consenti, perdiamo il tempo e allora non fare battute che non servono a nessuno. Ma non faccio battute che non ti consentono. E fammi la domanda se vuoi sulla RAI. Queste sciocchezze in mia presenza non le fare, ok? Ci siamo messi d'accordo? Ma io faccio una battuta rispetto a una situazione che si era creata di imbarazzo da parte tua, che era evidente. Minzolini, abbiamo appena commentato immagini drammatiche. Appena ma cosa c'entra questo? Io non vengo a fare il pagliaccio con te in televisione. Io vengo a lavorare qui. Ma ti ricordi? Io sto lavorando. E io che faccio? Lavora. E io che faccio? Fammi la domanda. Lavora. E allora? Io lavoro un embolo di tempo. E allora lavora, non fare battute. Altrimenti fai battute, da quando partecipi a questa trasmissione che fai battute, diciamoci la verità. E dai, allora, scusi, è compito, dai, faccio io una domanda, però, perché la domanda che ci stiamo ponendo è: ma dai, ma perché finita. Di Maio, il vostro consigliere, si è astenuto facilitando la nomina di due direttori palesemente di centrodestra? Anche perché deve sapere che c'è tutta una lunga narrazione fatta da Matteo Renzi da settimane, che dice che voi di giorno litigate e di sera fate gli accordi col governo, e la RAI ne è l'effetto e la plasticità di questi accordi che state facendo, perché state ottenendo delle cose, al contrario del PD, che invece non tocca palla, mi pare di capire, per scelta. Allora, dottoressa, lei con questa domanda mi aiuta a fare chiarezza su tanta disinformazione che sto ascoltando in questi giorni, generata da Renzi, perché Renzi ci sta facendo passare come quelli che fanno accordi per le poltrone. Ebbene, dottoressa, diciamo le cose come stanno, e su questo abbiamo anche ospiti molto preparati in studio che possono darmi ragione o torto su questo. Tutti i ruoli anche che stanno andando a ricoprire francamente. Il Movimento 5 Stelle. Certo, no, ma io mi riferisco anche a Minzolini. Se facciamo i seri, Minzolini è tra le persone intellettualmente oneste, ma dobbiamo essere seri e non fare battute e non fare sorrisini quando esponenti politici eletti dal territorio... Torniamo alla ciccia. Anche un normale cittadino. Allora, la ciccia è che tutto quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle nelle settimane precedenti e nei mesi precedenti, anzi da quando si è insediato questo governo, sono tutti ruoli di garanzia che spettano all'opposizione. Il vicepresidente della Camera spetta all'opposizione come ruolo di garanzia dei cittadini che ci hanno votato, il questore della Camera, il vicepresidente dell'antimafia che abbiamo fatto ieri. Quindi io
mi riferisco a Renzi quando avvelena i pozzi dicendo che noi facciamo accordi per giustizia le poltrone, che sono ruoli di garanzia. Parlavamo tutti della nomina di Bonafede che qua. Sono i giudici. Dottoressa, sono ruoli di garanzia, è la nostra Costituzione, cioè, i nostri cittadini devono essere rappresentati anche dall'opposizione, se no è come dire che io, parlamentare di opposizione, sia una poltrona in accordo col centrodestra. No, pensiero io unico, sono eletto dice del cittadino meno male per che l'opposizione fare prende dei posti di garanzia. Quindi chiariamola questa cosa. Ma dov'è la notizia? Dov'è la notizia? Cioè, sono aspetti abbastanza normali. Quindi sta dicendo no, siamo in un sistema democratico che prevede i pesi e i contrappesi. La questione è che se voi poi vi mettete un po' a fare la predica quando magari non riuscite a partecipare in maniera come vorreste, più diciamo permeante, diventa un pochino ipocrita il tutto, insomma. Cioè, quando prendono qualcosa sono tranquilli, sì, e quando certo. Non la prendono e quando, Candiani, fatemi qualche esempio. Glielo faccio io, Gubitosa. Glielo faccio io. Alla fine dell'ultima tornata di nomine in Rai, se ricordo bene, e io credo di ricordare bene, era il 2021, Conte, che credo sia il suo leader, certo, si lamentò furiosamente per essere stato escluso dalla ripartizione Rai, cioè disse sostanzialmente il succo, poi non ricordo bene le parole, ma insomma si dimostrò profondamente deluso perché l'avevano escluso dalla torta. Lei se la ricorda questa cosa o no? Guardi, allora, l'ha detto bene lei. Lei ha detto bene, ha chiamato torta il servizio pubblico. Ebbene, quando io l'ho detto che noi vogliamo sederci no, ma lei mi deve dire se mi ricordo riforma, bene che Conte che noi si dispiacque. Evitare. Ma Conte si dispiacque o guardi, no? Guardi, Conte si dispiacque di una cosa, che di vedere il servizio pubblico diviso come una torta, tanto è vero che noi ci vogliamo sedere ad un tavolo per evitare la spartizione della TV Gubitosa, pubblica. Gubitosa, mi pare di ricordare che Conte chiedesse una fetta, una fettina, una ciliegina, una cosa però, io così mi ricordo. Guardi, lei ricorda così, io ricordo che Conte ha dichiarato anche all'epoca che vuole evitare spartizioni di torte, quindi lei mi dice io volevo una fetta di torta, no, noi vogliamo che si eviti che i partiti dividano la RAI, il servizio pubblico per i nostri cittadini come una torta, allora, io quindi noi devo chiederemo un tavolo, l'abbiamo già chiesto, che... per aprire le riforme della TV pubblica, perché non è giusto dividere la RAI come una torta. Comunque, quello poi, che ci ha spiegato Gubitosa è che le nomine che ho ottenuto il Movimento 5 Stelle sono nomine di garanzia che loro rivendicano. E basta, perché... sono tutti contenti. E quindi il centrodestra riesce ad andare più d'accordo con il Movimento 5 Stelle e col PD, paradossalmente. Ma siamo tutti contenti, no? Le nomine sono state fatte e quindi ciascuno ha la sua responsabilità e chi deve controllare e chi deve governare. Cosa c'è? Perfetto, ottimo. Ha detto anche Gubitoso. No, non sento più. No, non facciamo battute, però se non sento più perché sono per un quarto d'ora. Pubblicità! Sono per un quarto d'ora, siamo qua ancora. Mambo Italiano! Mambo Italiano! Allora, sono raggiunto in studio molti ospiti, continueremo a parlare di Emilia Romagna, di clima e non solo. Vado subito a parlare a Cristina Fantoni per le ultime notizie. Buongiorno Cristina. Buongiorno Mirta, a te e ai tuoi ospiti. Naturalmente dall'Emilia Romagna ricominceremo anche noi nella giornata di oggi, perché è una giornata in cui monitorare comunque il campo, peraltro non solo in Emilia Romagna, c'è un'allerta arancione in Piemonte, ci sono immagini davvero drammatiche che arrivano dalla zona di Brescia, ma poi dicevamo anche la conta dei danni, un nuovo CDM nel pomeriggio, soprattutto oggi la Premier Meloni che torna nelle regioni più colpite insieme a Ursula von der Leyen. Il capitolo, quello degli aiuti anche a livello europeo, è sicuramente un capitolo in primo piano in giorni e ore in cui anche invece sul capitolo PNRR l'Italia è in qualche modo chiamata e costretta a un'accelerazione a cui assistiamo in queste ore. Parleremo naturalmente anche di quello, non trascureremo le novità che arrivano dal conflitto in Ucraina, torneremo sul pestaggio di Milano che tanto polemiche e tanta indignazione ha suscitato. 13.30 telegiornale, Mirta a te. Grazie Cristina, allora do il benvenuto in studio ai nostri ospiti, Sergio Rizzo, con cui dobbiamo parlare di molte cose, ma anche di un tema che lui, come tutti noi devo dire, però lui meglio lo segue da decenni, che è il Ponte sullo Stretto. Quanto hai scritto? Fiumi di inchiostro. Ho cominciato, il primo pezzo l'ho fatto nel 1986.
Esatto, vedi? Ecco così. Poi è arrivato Dino Giarrusso, come sapete, europarlamentare, non più 5 Stelle, autonomo. Autonomo, indipendente. Il gruppo non è cambiato. Miriam Falco, ultima generazione, abbiamo già conosciuta, sono contenta di averla qui in studio con noi. È collegato con noi invece Fabio Dragoni, come sapete, firma della Verità. Allora, poi arriviamo alla Verità, che oggi mette la Miriam Falco in copertina, in prima pagina. Fotona in prima pagina. Fabio, me ne state occupando parecchio di Miriam Falco. Allora, vado... Non io, Noi andiamo in Vaticano però, perché invece in Vaticano ieri ultima generazione ha chiesto un atto di clemenza. Guardate. Minacciano di 3.000 euro di multa a testa per danni lievi ad un basamento di supporto di un'opera d'arte e da un mese a 3 anni di carcere, oltre a imputarci spese di restauro ingenti per un lieve scolorimento del marmo. Dopo la vernice sui muri di Palazzo Madama con Fontana di Trevi trasformata in una pozza d'acqua nera, gli attivisti per l'ambiente devono però non aver considerato che l'imbrattamento seriale li avrebbe portati in tribunale e infatti sono finiti alla sbarra, non in Italia, ma in Vaticano. Vi siete appellati direttamente al Papa? Sì, abbiamo fatto sperando che l'enciclica che ha scritto comunque anni fa, la Laudato Si, avesse un attimo di sensibilità verso l'ambiente e invece non c'è stata nessuna risposta, anzi i musei sono fatti parte civile per il processo. Credo che le persone che sono sotto processo oggi non siano dei criminali, ma siano dei giusti che lottano per il nostro futuro. È stato scritto al Papa direttamente non per chiedere scusa, ma per spiegare le motivazioni. Chiedevamo di poter avere l'annullamento di questo processo. Non ci hanno fatto nemmeno utilizzare i nostri avvocati essendo territorio del Vaticano, volendo far ripagare danni, parlando di cifre assurde come 15.000 euro. Un'alternativa alle opere d'arte per manifestare? È indubbio che le azioni sulle opere d'arte hanno funzionato in questi mesi. È scenica, attira l'attenzione. E andiamo avanti appunto senza indietreggiare di fronte a queste minacce. Allora, naturalmente la si può pensare in tanti modi. Io personalmente, l'ho detto anche l'altra volta a Miriam, non credo che sia imbrattando, rovinando opere d'arte che si difende l'ambiente, perché le opere d'arte sono importanti quanto l'ambiente, ma credo che il fatto che loro ci mettono la loro vita dentro e ci sono ragazzi molto giovani che rischiano fedine penali rovinate, anni di carcere, multe salate, insomma tutto questo ci dà la dimensione anche, come dire, di un impegno reale e profondo da parte di questi giovani italiani, che infatti è un fenomeno che io guardo con interesse e rispetto. Detto questo, però, prima di arrivare alla discussione con tutti voi, voglio passare un attimo dall'Emilia, perché sto vedendo delle immagini dove sta in questo momento Isabella, già che pure prima mi si è collegata da un supermercato prima e poi davanti a un negozio. Mi ha fatto molta impressione quello che sta accadendo a Faenza, anche perché a Faenza c'è il tema del fango, mentre abbiamo visto altri luoghi con l'acqua, questo fango che piano piano si solidifica e può diventare una tragedia epocale per le persone. Ecco, Misa. Esatto, c'è un altro problema, c'è un altro tema molto importante che riguarda il fango. Qui ci sono i soccorritori in giro, ancora c'è la protezione civile, l'esercito, ma ci sono anche i geometri della protezione civile che devono valutare l'agibilità degli edifici, perché tutta quest'acqua e questo fango che in questi giorni ha stagnato chiaramente ed è rimasto, lo vedi con i tuoi occhi, sulle pareti, sui pavimenti, rischia anche proprio di mettere in pericolo alcuni edifici. Quello che stiamo facendo è un viaggio tra le tante attività di queste vie di Faenza. Aveva ragione il signor Paolo prima, che abbiamo collegato: gli occhi, la telecamera non bastano a contenere tutte le cose che dovremmo raccontare, tutte le immagini di distruzione. Qui c'è il signor Piero, che è un pasticcere dall'86 e ha la sua pasticceria, se ci può accompagnare, ci stava facendo vedere lo stato di devastazione. Le immagini parlano da solo, non sono da commentare. Guarda, povero Piero, una pasticcera. Vedo ancora gli sposi da mettere sulle torte, sul tavolo, povero Piero. Tutto e mettono fuori tutto quanto. Esatto, te li facciamo vedere, qua ci sono gli sposi che Piero metteva sulle sue torte. Sono gli sposi che ho provato a pulire, ma devo smettere perché sono tutti rovinati, capito? Quindi ne ho una marea, c'è una cassetta qui fuori che
ne ho 30-40 di questi qui, quindi. Poi questo qui era la pasticceria, bar, caffetteria e questo è l'impianto. Guarda anche i soffitti, lo stato dei soffitti sono completamente divelti. La forza dell'acqua, la forza dell'acqua dentro ha sbragato un vetro antisfondamento, guardate che lavoro, è una cosa pazzesca proprio. Io pazzesco, sì. Quando ho visto così sono rimasto scioccato. Quindi. Qua c'è il laboratorio di... Laboratorio. Mamma mia. Ogni volta che ci colleghiamo con la Romagna o l'Emilia Romagna ho la sensazione che sia peggio di quello che stiamo raccontando. È impressionante, devo dire, mi fa... veramente una grande dentro, impressione. Un banco fuori. Credo che il laboratorio abbia problemi di linea, Isabella, forse vi conviene riuscire fuori. Comunque la verità è che questa è un'altra storia molto simile a quella di prima, cioè un uomo che vede la sua vita di lavoro travolta dal fango. Guarda qua i macchinari, pensa ai danni. Questi sono dei frigoriferi, sono girati alla rovescio perché scolano l'acqua, quindi ce n'è 4-5. Frigorifero, e questa qui è sulle macchine della cioccolateria, 1, 2 e 3 sono per fare cioccolatini, e questo è quello che è rimasto. Venite con me che vi faccio vedere una cosa. Cosa pensate di fare? Cercherete di... Questi qui sono tutti gli stampi di cioccolatini. Ah, gli stampi dei cioccolatini abbiamo. Tu guarda. Forse non riusciremo a recuperare. Guarda che disastro. Chiaramente sì, sono tutti appoggiati di lavoro, qua a Piero, praticamente non esistono più. È da stamattina che si prova. Esatto, l'uovo guarda, di Pasqua, questo era la forma di un uovo di Pasqua. Sì, allora sì. Isa, questo qui il fango di cui parlavi prima, Piero, guarda, da parte nostra, e fagli in bocca al lupo, perché tanto mi pare, poveretto, che onestamente insomma la situazione sia gravissima. Sì, Piero, e naturalmente appunto c'è anche la dimensione degli aiuti che serviranno per rimettere in pista attività piccole, grandi. Abbiamo visto il supermercato, abbiamo visto il negozio di ferramenta, adesso vediamo un pasticcere, e la situazione è praticamente la stessa dappertutto, un disastro totale, guardate qua, cioè proprio sventrati. Allora, in tutto ciò parlavamo di Vaticano e di Papa, vi faccio vedere una cosa, perché ci sono due agenzie del Papa. Il Papa dice: mettiamo fine al consumismo rapace che stravolge il ciclo dell'acqua, poniamo fine all'insensata guerra al creato, stiamo di fianco alle vittime dell'ingiustizia climatica. Ascoltiamo l'appello a stare a fianco alle vittime dell'ingiustizia climatica e cerchiamo di cambiare il nostro modello di vita e di consumare prodotti e servizi più disponibili che sono ecologicamente e socialmente responsabili. Quindi anche il Papa fa sentire la sua voce. Allora, Miriam, che cosa ci dici? Nel senso che da un lato appunto, cioè, stai diventando un po' il problema poi in questa fase, perché si dice, ma onestamente questi ragazzi invece di andare a imbrattare monumenti dovrebbero andare a spalare il fango e dare una mano, invece voi dite no, perché noi abbiamo bisogno di tenere alta l'attenzione sul dopo, su quello che sta accadendo al nostro pianeta. Allora, prima di tutto ci tengo a sottolineare che noi ci teniamo tantissimo all'arte. Infatti, se andiamo a vedere, per esempio nel Museo Tramonti di Faenza, 1800 opere sono state sommerse tra tele e ceramiche. Noi usiamo l'arte per dare nuova vita all'arte, perché l'arte è sempre stato veicolo di un messaggio politico e abbiamo scelto apposta l'arte, con l'intenzione però di non danneggiarla mai. Noi sappiamo che rischiamo i processi, però non vogliamo pene più severe di quelle che ci meritiamo effettivamente. Tanto più che stiamo provando a tenere alta l'attenzione su un problema che ormai è evidente a tutti che c'è. L'enciclica Il Laudato Si del Papa risale ormai a qualche anno fa, ne stiamo parlando da tantissimo tempo e purtroppo non si è mai fatto niente perché ci sono degli interessi troppo grandi. L'Exxon, un'azienda petrolifera, sapeva di questa cosa dagli anni 70. Cioè, per questo noi siamo arrivati a fare queste cose che non ci piace fare, ok? Io sono un'insegnante, vorrei fare tutt'altro piuttosto che sedermi su una strada. Però se farmi odiare mi consente di stare qui e dire crisi climatica, crisi climatica, crisi climatica, dobbiamo fare qualcosa che non sia semplicemente
dighe, argini, perché purtroppo il 90% dei comuni italiani, glielo spiego subito, il 90% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. Ce la facciamo a mettere in sicurezza il 90% dei comuni italiani? No. 94. Non ce la facciamo, non abbiamo allora, i soldi. Questo secondo me è il cuore del problema, perché la grande dibattito di questi giorni, c'è chi dice benissimo, certo, cambiare abitudini, le macchine elettriche, smettere di consumare i combustibili, che insomma ci stanno distruggendo, carbone, petrolio, e però guardate che qua bisogna fare un'altra cosa molto più urgente, che è prevenire, quindi dighe, argini, sì, e tutto il resto. Fabio. Ma guarda Mirta, spero di poter discutere in maniera civile. Cosa non torna in quello che dice Miriam? Tante cose. Innanzitutto, loro sono autori e vittime di una narrazione. Si professano come persone lungimiranti, che vedono ciò che accadrà fra 100 anni, 200 anni. E non vedono che quello che hanno appena fatto alla Fontana di Trevi costringe il Comune di Roma a sprecare 300.000 litri di acqua per pulire. Non vedono che fanno un gesto eclatante alla Piazza Duomo di Milano e confondono vernice idrosolubile con vernice lavabile. Sono talmente veggenti, preveggenti, che ci vengono a dire che non servono le dighe, ma non bisogna andare a rompere le scatole a chi fa il barbecue e fargli 200 euro di multa. Non ce la fa. Ma voi sono talmente preveggenti che noi abbiamo premi Nobel come Carlo Rubbia, John Clausey, abbiamo un fisico del clima come Franco Prodi che abbiamo avuto qui. Come dice cose che non fanno bene alla narrazione, noi bisogna dare retta a loro. Io le posso chiudo senza polemica, questo per alleggerire un po' il tema Mirta. Io ho una richiesta morbosa: vedere la foto di Sergio Rizzo come era nel 1987 quando cominciava a scrivere sul ponte. Capelli lunghi. Mi sono ricordato nell'85 ho fatto il primo pezzo, non nell'86. Dai, rimediaci una foto. Perché dai, facevo il militare quando ho fatto allora, il pezzo. Allora, i lunghi non portano più. Preveggenza appunto, abbiamo assistito a un addirittura importante... Scusami, tu volevi fare un dibattito tranquillo, però te vorrei dire, caro il mio Dragoni, che oggi li chiamate ecoterroristi sulla verità. Però, questa non è colpa di Dragoni, non mi fate difendere Dragoni, ma i titoli non credo che li faccia Dragoni, invece non mi piace per niente, sinceramente, vabbè, chi ha lavorato nei giornali lo sa, insomma. Non mi piace per niente invece la retorica di Dragoni contro questo movimento. Questo movimento dice delle cose giuste. Non è vero che è preveggente, perché quello che si fa finta di non sapere, che qualcuno con interessi fa finta di non sapere, è che questo è un problema che riguarda l'attualità. L'umanità è già andata oltre i limiti. È molto vero che già dagli anni 70 si sapeva di questo rischio, ma la differenza è che, sulla quale io cerco di puntare, è che oggi c'è la possibilità di approvvigionamento di energie con fonti alternative che hanno la stessa resa delle fonti fossili, e quindi è solo un problema di interessi, così come è stato un problema di interessi in Italia, lo sa bene il bravissimo Sergio Rizzo. La tecnologia ci consente dell'altra direzione, dici tu, la tecnologia di oggi non è quella degli anni 70, certo, il solare, l'eolico, però l'energia marina, il geotermico, anche sociale di tutto questo, hai visto l'ultima nucleare? Fra l'altro io sono contro il nucleare perché ha delle scorie, ma il nucleare di oggi, mentre allora si usava un nucleare pericolosissimo, cioè il nucleare pulito, io premetto ormai che sono assolutamente contro il nucleare, perché comunque ha un altro tipo di scoria, anch'essa è pericolosa, e un incidente sarebbe pericoloso, però non abbiamo il tempo. Dico due cose: sì, il costo sociale di cui tu parli esiste, ma qualunque transizione ha avuto un costo sociale, e quindi i costi sociali oggi si possono ammortizzare. Non siamo nell'Ottocento, nel fine Settecento, nell'Ottocento, quando c'erano i luddisti che scassavano le macchine o i proprietari di carrozze che chiedevano a chi faceva automobili di avere un rimborso. Oggi abbiamo tutta la possibilità
di come dire, ammortizzare il cambio di passo. Fra l'altro, perdonatemi, ma perché sull'energia bisogna avere paura dei posti di lavoro che si perdono e sui computer, l'intelligenza artificiale, su tutto questo non ci siamo preoccupati? Il fatto che allora, mi faccio il biglietto aereo, giornali, col telefonino, i giornali, dice giustamente lui, e li guardiamo gratis su internet, e bravo, quindi si paga 5 euro a pezzo e non 500.000 lire, come mi è capitato a me all'inizio, ecco, credo che sia una differenza. Però voglio, ti prego di darmi 30 secondi per dare un consiglio a lei. L'ho fatto l'altra volta molto rapidamente, la vorrei fare meglio. Allora, esiste, qua quando viene un medico parla di medicina e gli altri devono stare zitti. Allora, parliamo una secondo loro. Che no, non quello sono è Prodi, ha detto che insomma non eravate tanto titolati. Sì, Prodi, che è un fisico. Voi. Peraltro voglio dire, c'è qualche fisico che parla, è scettico sui cambiamenti climatici, benissimo. Ci sono anche medici che parlano contro i vaccini, ma mi pare che siano stati sterilizzati dagli altri. Voglio sapere perché invece sui fisici hanno ragione quei 4 e non il 96%. Chiusa parentesi. C'è però una cosa che mi permetto di dire. Allora, esiste proprio uno schema di comunicazione classico, quello di Jacobson, ok? Che prevede un mittente, prevede un messaggio, lo sto sintetizzo, e prevede un destinatario che ha una funzione nel passaggio di informazioni, che è la funzione conativa, cioè l'interpretazione del messaggio. Allora, loro hanno fatto benissimo a fare questa lotta, che noi facciamo in maniera diversa a livello politico. Come la dovrebbero fare, però, secondo te? Però io consiglio sempre di utilizzare strumenti che attirino l'attenzione, ma che non siano, come dire, equivocabili dal contesto e dal destinatario, e cioè che non si parli più di hanno rovinato i monumenti, perché questo nuoce alla causa, non perché sia allora, grave, perché questi monumenti sono... Ecco, facciate un esempio. La ragazza che si spoglia nuda e si butta il fango addosso non fa nessun danno, fa parlare di sé, non fa nessuno gli può contestare che ha fatto un danno. La verità vera è che c'è un tema di consenso sociale. Cioè, le persone, io credo che a Firenze la maggior parte delle persone sono dalla parte di Nardella che cercava di non fare impapocchiare. È un problema di comunicazione. L'interpretazione del messaggio ha un ruolo netto nella creazione del messaggio stesso. Posso dire una cosa brevissima proprio? Io penso che se veramente ci rendessimo conto dell'urgenza che stiamo vivendo, le persone, voi, direste che stiamo facendo troppo poco. Ma io la penso come te, ma io non sono il mondo. Io non sono il mondo. C'è gente più semplice che non ha una capacità di analisi che magari ha qualcuno che ha studiato e pensa, guarda questi pazzi che rovinano un monumento. Questo pensa purtroppo della gente semplice. Però, anche se avete ragionissima, non ragione, io sostengo la vostra battaglia. Sergio. No, una cosa. Prego, Sergio. Allora, l'altro giorno ho sentito una cosa formidabile di Mario Tozzi. Formidabile. Ha detto, dice, ma lo smog distrugge i monumenti, cioè certo. Sono i combustibili fossili che distruggono i monumenti, molto più della vernice lavabile o quello che è, o idrosolubile. Quindi tu non pensi che loro facciano una cosa contro la comunità? No, ma il problema è l'interpretazione dei fatti, Sergio, è l'interpretazione, non cose, il fatto. Cose, adesso se ne parla di questo, no? E meno male che almeno se ne parla. Ora, ognuno di noi può avere un punto di vista suo su queste cose. Ma la storia ci dice che ogni cambiamento comincia con degli shock. Benissimo. E quelli che fanno degli shock, che sono autori di questi shock, sono quelli che poi innescano le rivoluzioni. Non c'è niente da fare. Che non sono pranzi di gala. Noi oggi, purtroppo, abbiamo bisogno di una rivoluzione. Vero. Questo è, la verità allora, è questa. Questo è molto attenzione, ma non una rivoluzione soltanto in Italia, perché l'Italia conta un niente. Noi siamo il 19% del PIL europeo, voglio dire, fa ridere, no? La Cina, l'India, cioè... Questa è una battaglia che deve riguardare tutto il pianeta, non soltanto... Chiaro che se vanno sulla Piazza Rossa oppure se vanno a Pechino sulla piazza finisce molto male, no? Appunto, no? Si pigliano l'ergastolo. E quindi da noi, per fortuna, c'è la democrazia. La Cina produce per noi, però. E quindi, La Cina, però, produce per noi. Tutto quello che consumiamo è made in Cina. Ascolta, per questo le emissioni sono così capito, alte. Capito, ma per noi, per gli Stati Uniti e anche per tutto il sud-est asiatico, l'Occidente, per tutto il mondo. Quindi anche noi dobbiamo puntare il dito verso noi stessi. Allora, siamo il sesto investitore in combustibili fossili. Prima dell'Arabia Saudita. Ma l'Arabia Saudita, le produce, dai. Cioè, noi consumiamo. Allora, siamo il sesto investitore. Signori, fermiamoci un attimo, guarda in pubblicità. Abbiamo Leni in Italia, quello perché quello che è vero, che io sono molto d'accordo con Sergio, è che certamente
il loro merito, che hanno rimesso al centro del dibattito questo tema, che invece era un tema importantissimo, ma non ne parlava nessuno, come sempre. Se riescono ad essere inattaccabili, hanno vinto definitivamente la partita. È un consiglio. Poi quando torniamo, ragioniamo anche sul nostro paese, perché al di là se fare le dighe o se pensare invece a come cambiare il modello di vita e di sviluppo, c'è un tema che riguarda il nostro paese. Perché le piccole cose normali non sono state fatte in questo paese? Perché la politica se ne è fregata, come già spiegato ieri Bertolaso, non porta voti mettere in sicurezza un torrente. O invece perché, come dice qualcuno, il partito dei no in Italia è potentissimo e blocca tutto. Pubblicità e ne parliamo. Non esiste il partito dei no. Noi siamo rimasti agli anni 50 qua. Abbiamo le strade delle mulettiere. Guardate qua. Nell'entroterra calabrese le strade sono spesso un lusso. E quando qualcosa su quelle poche strade che ci sono va storto, intere aree piombano nell'isolamento. La comunità di Longobucco ha atteso 32 anni per vedere la realizzazione di 11 chilometri. Dopo due giorni di pioggia, adesso questo sogno non c'è più. E ci siamo sentiti male. Ci è caduto il mondo addosso. È una tragedia annunciata, perché si sapeva. Per 9 anni nessuno ha fatto manutenzione su quel tratto di strada. 32 anni di lavori e 100 milioni di euro più tardi, quello che oggi rimane sono solo le macerie. Quella strada a fine 2009 era stata inaugurata, dopo pochi mesi è crollata, è riprogettata, di nuovo crollato. Quando gli hanno consegnato questa strada, i controlli dove sono stati? Chi li ha fatti? Quelle pile erano fondate direttamente sull'alveo del fiume, quindi il fiume ha scalzato, ha eroso la pile e la pile è crollata. Siamo isolati dal mondo, cioè non abbiamo niente praticamente. La nostra speranza era la Sila Mare. Per arrivare all'ospedale più vicino ci mettiamo un'ora. Siamo senza guardia medica. Siamo isolati a monte e a valle, non abbiamo via d'uscita. Se i camion non arrivano, l'approvvigionamento alimentare non c'è. Intanto, mentre un ponte crolla, isolando un'intera comunità, nella stessa regione si pensa già all'altro ponte, quello sullo stretto di Messina. Io mi chiedo perché poi pensare magari a costruire un ponte sullo stretto, quando appunto i cittadini hanno bisogno delle cose semplici, non di opere faraoniche. Non mi sembra una cosa, in un paese normale, una cosa così logica. Ci teniamo presi in giro. C'è tantissima rabbia. Non lo so, le parole. Boh, che dire. Allora, quante ne abbiamo raccontate di storie come queste, di ponti crollati, di pezzi di paese che vanno alla malora, per non parlare di quante ne ha raccontate Sergio. E effettivamente, insomma, è sempre un errore, no, Sergio, mettere in contrapposizione le cose che vanno sistemate con le grandi opere, però insomma fa un po' impressione che un posto come la Calabria, che dopo, a me mi ha colpito il racconto, 30 anni di lavori e 100 milioni di euro, e se i disgraziati sono bloccati a valle e a monte, non possono uscire da un paese, non hanno un medico, una guardia medica nel loro paese, cioè mi sembra un mondo parallelo. Ma adesso la Calabria ha delle particolarità, perché il sud tutto ha delle particolarità. Ti potrei tenere qui una giornata a parlare di come dopo l'Unità d'Italia sono state fatte le infrastrutture ed è stato penalizzato il sud, perché questa è la verità. Detto questo, lì nel caso di quel viadotto crollato c'è stato anche qualche errore costruttivo, perché se è vero che il pilone stava in mezzo al fiume, diciamo che c'è l'errore, c'è chi ci ha magnato sopra, tutto queste storie. Ma io purtroppo mi domando anche chi ha fatto i collaudi, perché i collaudi si pagano, li pagano le imprese. Cioè questa è la dimostrazione che è un sistema, il nostro sistema delle opere pubbliche è un sistema marcio per certi aspetti, no? Perché se tu un'opera del genere mandi un collaudatore e quello ti passa il collaudo col pilone che sta in mezzo al fiume, no, io vorrei sapere il nome di chi l'ha collaudato, sinceramente, quel viadotto lì. Allora, detto questo, sai, il ponte sullo stretto di Messina è una tematica ormai secolare,
secolare. Anzi, diciamo quasi millenaria. Però Salvini è molto convinto, diciamo, onestamente. Ho capito, ha parlato del Brunelleschi. Salvini può essere anche convinto, ma dai, il problema di quel ponte lì è intanto... Vabbè, lasciamo perdere i costi. Ora si parla di 14 miliardi. Io mi ricordo che era partito con 3, siamo arrivati a 7 e adesso siamo a 14. Va bene. Però, no? Abbiamo speso molti di più per il super bonus, 110%, quindi si può fare, no? Cioè, l'Italia se lo potrebbe anche permettere. Il problema è che in questi anni, da quando si è pensato di fare un ponte, ad oggi, non un ponte, attenzione, perché la legge non dice, non parla di ponte, parla di attraversamento stabile. È una cosa ben diversa. Io vorrei ricordare che c'erano due ipotesi all'epoca. Una è il ponte, una è il ponte e l'altra è il tunnel, no? Ah, il tunnel, vero, sì, giusto. Il tunnel è stato completamente abbandonato. Completamente abbandonato. Ma, diciamo, il fatto vero è, la domanda a cui bisogna rispondere, ma noi, l'Italia, un paese come l'Italia, con le normative italiane, con la burocrazia italiana, con la corruzione italiana, con tutto quello che... Se lo può permettere? No, è in grado di farlo, allora, la domanda. In più c'è un altro aspetto che secondo me va a maggior ragione oggi tenuto in considerazione. I cambiamenti climatici sono così rapidi e così violenti che sinceramente un nastro d'acciaio di 3 chilometri sospeso alto 81 metri, francamente qualche allora, perplessità... Allora, facciamo una cosa, sentiamolo un momento il Salvini di ieri, perché invece detto, ma ha un'idea abbastanza precisa di cosa dovrebbe essere questo ponte, che simbolo potente dovrebbe essere, guardate. È un'impresa che non ha eguali al mondo, sì. Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo, 3 km e 300 metri. Io ricordo che Brunelleschi, quando cominciò il lavoro della cupola, cominciò un unicum. E ai tempi, nel 1420, se qualcuno andasse a rileggersi le cronache dell'epoca, c'erano perplessità, dubbi, critiche, incertezze. E anche allora c'erano i critici. Costa troppo, non sta in piedi, non regge, perché fu un'opera unica al mondo. E adesso è un esempio di architettura e di ingegneria. Hai capito, Fabio? Io come Brunelleschi, dice Salvini. Visionari. Abbiamo sentito... Che visionari. C'era un ministro prima che diceva che era come... Chi era quello che aveva fatto le piramidi, no? Lunardi, vi ricordate? Che disse... Faraone. Che maliziosa e maligna che infatti sei. Allora, premessa, appunto. Io sono un traforatore compulsivo. Quindi, dipendesse da me... viaggeremmo tutti sottoterra e staremmo tutti nel verde. L'istinto sopra. Della talpa c'ha Dragoni. Sì, io sono un traforatore compulsivo. Quindi se te mi dicessi, Fabio Dragoni, presidente del mondo, come lo realizzi il collegamento stabile fra Messina e Reggio Calabria? Tunnel. Ma io non sono il traforatore del il presidente del mondo, non sono il traforatore. Si parla di quest'opera da secoli. Dico solo che è un'opera non strategica, di più. È facile fare i conti e dire quanto costa tanto quest'opera, signora mia, perché non siamo in grado di quantificare quelli che sono i ritorni, che sono immensamente più alti. Sì, io non ti seguo, Sergio, su questa retorica, no, perdona. Io ho detto che si può anche fare, nonostante i costi, non è un problema dei costi. Era cronaca, siamo passati a 3-4 euro. I costi in questo paese vanno dove... Però, in orbita, però ecco, sempre. Sinceramente mi sorprende, siccome sei un conoscitore come più di ogni altro della macchina di questo paese, mi sorprende un po' questa retorica arrendevole e quasi disfattista che leggo nelle tue parole. Siamo in un paese, Sergio, dove in 8 anni abbiamo fatto l'autostrada del sole perché non avevamo, 56. Perché non avevamo, parliamoci chiaro, gente che rompeva le scatole e che si poneva tanti problemi. Dico solo una cosa e mi taccio. La Calabria è la seconda regione, anzi la prima regione assieme alla Romagna, ad alto rischio idrogeologico. Vero. Secondo Vero. Il rapporto ISPRA. Quindi, a buon intenditor, poche parole. Quindi cerchiamo di essere seri e concreti.
vasche di laminazione, casse di espansione. Allora, torniamo però alla frase di Dragoni un momento, perché vi volevo portare io lì. Non abbiamo gente che rompeva le scatole. Secondo un pezzo dei nostri osservatori della vita pubblica di questo paese, uno dei grandi temi di questo paese è il grande partito dei no, dei veto, delle comunità montane, degli ambientalisti, di quelli che difendono le lontre, come sempre Salvini. Abbiamo mandato il nostro Simone Carusone sul Piave. Sta mormorando il Piave, caro Simone? Sì, Mirta. Beh, certo, perché oggi è 24. Mormora? Sì, Mirta. Buongiorno. Sì. No, oggi no, oggi per fortuna no. Come vedi, insomma, è abbastanza tranquilla la situazione, però come ben sai, la forza delle immagini... calmo e placido, esatto. E come vedi, però, come sai, la forza delle immagini che arrivano dalla Romagna suscita impressione anche qui sul Piave. Il Piave in veto è attenzionato speciale, ci ricordiamo, le persone che abitano qui si ricordano benissimo l'alluvione del 66, piuttosto tragica, che quelle più recenti del 2010 e del 2018, per cui la Regione Veneto da qualche anno ha deciso di correre ai ripari per cercare di creare questi bacini di laminazione, cioè delle casse di contenimento dell'acqua che si riempiono in caso di piena. Che succede con questi bacini di laminazione sul Piave? Raccontaci un po'. Sì. Qui siamo sulla riva destra del Piave, siamo a Crocetta di Montello. Quest'area che ti stiamo inquadrando, quest'area verde, è un'area naturale che con habitat di diverse specie, sia di floristiche che faunistiche, ed è un'area protetta, un'area a cui gli abitanti del posto, ma non solo, tengono moltissimo. Ed è qui che dovrebbero sorgere le casse, Mirta. Queste casse che dovrebbero contenere 40 milioni di litri di acqua nel caso di piena del Piave, che come sappiamo insomma 40 milioni di metri cubi, è vero che potrebbero metterci più al sicuro, ma rovinerebbero completamente il paesaggio, capisco bene? Esattamente, infatti noi qui Mirta siamo in compagnia della sindaca del comune capofila del comitato per la salvaguardia delle grave di Ciano, che sono appunto queste che sono alle nostre spalle, e la sindaca Marianella Tormano, la sindaca del comune di Crocetta, che appunto ci spiega quali sono i motivi della loro posizione. Ma voglio fare un attimo, scusa, buongiorno, Marianella, ti posso fare una tutti. Domanda subito a bruciapelo, perdonami, no, perché stiamo vedendo la natura bella, capiamo certo. Tutto, però la paura che il Piave invece possa essere un vero grande pericolo, effettivamente tornare ai drammi del 66, non vi consiglia di mettere da parte anche l'amore per l'ambiente pur di mettere in sicurezza il territorio, per capirlo proprio io come posizione? Allora, è logico che tutti capiscono, anche noi capiamo che nel Piave bisogna fare degli interventi. Gli interventi sul Piave però possono essere di vari tipi. È una situazione questa paradossale. Dal 66 quest'opera gigantesca è andata su e giù per il Piave, un po' più in su, un po' più in giù, più bassa. Adesso è planata qua, nell'unica area protetta, sito di interesse comunitario della zona. Teniamo conto che fare la cassa di laminazione qua significherebbe portare via in una spazzolata unica il 50% degli habitat, si chiamano prati aridi in gergo, ma sono portafogli di biodiversità in un colpo solo. Ma sa, non è questo il problema è che io sono il sindaco di un comune, di un paese che verrebbe scavato per un terzo della sua superficie per 15 anni. Con milioni di camion, siamo sicuri che non ci siano altre forme di tutela, che le manutenzioni, che la pulizia dei bacini alpini, allora, che sono interrati, che nessuno ci mette le mani, Miriam, però, non possa se servire. Se tutti ragionano come la sindaca, questa è un'obiezione che vedo già negli occhi dei Dragoni, in questo paese non si fa mai nulla. La soluzione ma non ce l'abbiamo così. Già, sono in un rapporto, no. In un rapporto dell'ONU, bisogna immediatamente abbassare queste diavolo di emissioni, abbassare le temperature. Perché? Perché altrimenti questi eventi non li possiamo fare tutti i bacini che vogliamo, non li terremo sotto controllo, perché saranno troppi e troppo potenti. No, non mi far fare Dragoni, quindi... Miriam, però io mi chiedo, ma se sonda domani il Piave, noi nel frattempo stiamo abbassando le emissioni, ma quelli vengono sommersi. A me sembra invece che stanno approfittando dell'alluvione per fare i loro porci comodi, perché fino adesso non c'era il problema del Piave, fino adesso il problema del Piave non se ne fregava nessuno, adesso che hanno visto i soldini da prendere... Commissariati, emergenze, l'Italia si muove sulle emergenze e sui soldi per le emergenze. Per favore, ascoltate il popolo. Vi hanno chiesto, invece di usare i soldi per il ponte sullo stretto, l'ha detto il signore prima, usateli per fare cose più semplici. E cose più semplici. Più urgenti.
e più urgenti, porca miseria. Allora, che volevi dire, Dragoni, eccomi qua, io volevo partecipare. Allora, mi premevo. Quando si realizza un'opera pubblica, il grande dilemma è sempre questo. Le opere servono a tante persone, i costi immediati li paga chi quell'opera la ospita. È un canovaccio, guarda, classico, standard. Qui a Empoli hanno fatto una cagnara infinita perché non volevano il gassificatore. Figurati se mi devo mettere a difendere un amministratore. Erano contrari, non è la cagnara. È un classico. Non ridire le stesse cose. Posso dire una cosa io, scusate? Ho sentito la peggiore retorica. Fallo finire. No, scusa, pensavo che sei finito. Scusa, Dragone. Scusami. Di fronte a queste situazioni ci vuole buonsenso. E allora, siccome comprendiamo che chi ospita un'opera sostiene dei costi immediati che però vanno a vantaggio di tutta la collettività, è chiaro che per quelle comunità ci vuole un indennizzo concreto, semplice. Sì, ma non è questo, non si risolve così. Allora, scusami, Gino vuole parlare, Sgarbi, è già pronto Sgarbi, però devo andare in pubblicità perché mi fanno gestacci da dietro. Tra l'altro Sgarbi mi sente? È a Ferrara il mio Sgarbi? Ti sento, sono a Ferrara con un gruppo di studenti che vengono da Arpino, penso un po'. A vedere la mostra sul Rinascimento. Stavo programmando un gruppo da Marsala. Sgarbi è meraviglioso, sposta pezzi di territorio appresso a lui. Pubblicità, torniamo subito. Allora, vedo Vittorio Sgarbi, appunto, vi dicevo che si collega da Ferrara, la sua Ferrara, che fortunatamente è meno disastrata, però onestamente, insomma, poi andiamo a vedere con le cose anche che diceva Miriam, cioè tutte le opere d'arte a Faenza sommersa, ma ne voglio parlare sinceramente con Vittorio. Detto questo, Vittorio, ti voglio dire una cosa io, perché ieri ho letto un tuo bellissimo pezzo su Maria Giovanna Maglie, perché stamattina c'è il funerale di Maria Giovanna, a cui né io né te abbiamo potuto partecipare, ma insomma tutti e due ci siamo col cuore. Tu hai scritto cose molto belle su Maria Giovanna, devo dire. Hai fatto un finale, per me Maria Giovanna era come la luce all'alba, quando vedi tutto nitidissimo e non ti vede nessuno. Adesso è entrata nella notte per renderla più chiara. E effettivamente, avendola avuta come mia ospite molto spesso, posso dire che Maria Giovanna era una donna controcorrente, una donna divisiva, una donna che non aveva mai paura delle sue idee, era coraggiosa e aveva una qualità, secondo me, un'intelligenza abbastanza straordinaria, per cui oggi anche gli avversari, quelli che l'hanno avversata e criticata, tutti ammettono il suo valore di intellettuale ma anche di combattente coraggiosa. Per cui oggi la voglio ricordare insieme a voi, perché era una persona molto speciale, era una persona molto buona peraltro, con un grande altruismo, e oggi lei farebbe una battuta sul suo funerale e si rimetterebbe il rossetto come faceva nella pausa pubblicitaria quando era qui con me. E quindi io le auguro buon viaggio e le dico che ci mancherà. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Vittorio. No, vorrei aggiungere che certamente la sua posizione è scomoda, è stata comunista, poi è stata socialista, poi quando è arrivato il governo giallo-verde mi pare, quello di Di Maio e la Lega, lei era convinta che le avrebbero dato lo spazio che un tempo fu di Biagi, invece nonostante che lei fosse ogni volta dalla parte anche dei 5 Stelle, questi non l'hanno voluta, è rimasta malissimo, glielo avevo spiegato cosa si poteva evitare di Di Maio e degli altri, però la sua posizione era originale perché tutto l'antitrampismo, io una volta con lei in televisione dissi che era trampiano anche il nostro amico Farinetti, nel senso che essere contro Trump è stato facile, ma all'inizio la sua vittoria era così clamorosa che ci voleva coraggio per dire stiamo dalla sua parte, per cui era su posizioni non ideologiche ma di valutazione sociologica della realtà. E mi ha colpito il fatto che ieri avevo due giornali, il mio dove è uscito l'articolo che hai ricordato e la Repubblica. Nella Repubblica non c'era neanche un trafiletto. Io non so se un giornale si può permettere di non dichiarare la sua anche avversità per una nemica, che è stata nemica evidentemente, ma ricordare che è morta.
morta, quindi l'ho trovato singolare. Poi tu dici che l'hanno ricordata, mi fa piacere, io non ho avuto modo di vedere altri giornali. Ho penso mi divertiva, vedo che non l'ha inquadrata, che alla mostra di Ferrara sul Rinascimento, con cui abbiamo riaperto la Palazzo dei Diamanti, vengono anche le persone in carrozzella. Io sono con una signora di Comacchio che è venuta in carrozzella, si allarga un po' il campo e vedi questa signora e abbassalo che vede la mostra con sacrificio anche del movimento. Siamo molto contenti che la signora è arrivata a vedere le bellezze di Ferrara. Buongiorno signora. Buongiorno. Salve, va bene. Ecco, e perché è venuta? Sono venuta perché questa mostra è una mostra molto interessante e tutte le mostre curate da lei sono veramente molto belle. Vabbè, allora questa sì, non era preparata, comunque tu devi venirla a vedere anche non in carrozzella, quelli che ci guardano, che vengano con il treno. Fishing for compliments, va bene. Allora torniamo invece un attimo all'argomento. Invece la cosa che mi lega a chi? Che mi lega a Giarrusso anche, è che Giarrusso, non c'era Giarrusso da voi prima, mi pare di averlo visto. C'è ancora. È che incredibilmente la moglie venne a vivere a Salemi, tra Trapani e Salemi, seguendo un marito, perché vide l'impresa che avevo fatto a Salemi e si appassionò e ha vissuto con 2 anni a Salemi, libera dal mondo, ed è stato un periodo in cui era felice, poi ha trovato anche il marito, ma era una figura di grande determinazione, di grande carattere. Il marito di Maria Giovanna Carlo gliel'ha presentato Sgarbi, questa cosa la sapevo e quindi ormai è diventata di dominio pubblico. Allora, scusatemi, devo tornare al nostro tema, perché invece voglio coinvolgere anche Vittorio, no? Perché appunto parlavamo delle grandi opere, vedi Ponte sullo Stretto, parlavamo invece anche però di tutte le piccole opere che si riescono a fare, non si riescono a fare, del fatto che in molti casi la colpa viene data ai comitati del no, e Giarrusso voleva rispondere a Dragoni. Però prima di farti rispondere ti faccio vedere, perché non è solo Brunelleschi nella testa di Salvini questo ponte, è molto di più, cioè è davvero un segno che cambierà il paese, sentite. Io ricordo che Brunelleschi, quando cominciò il lavoro della cupola, cominciò un unicum e anche allora c'erano i critici. Costa troppo, non sta in piedi, non regge, perché fu un'opera unica al mondo e adesso è un esempio di architettura e di ingegneria. Bisogna osare, l'Italia è la patria del Rinascimento. Se Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci non avessero osato, se avessero dovuto passare attraverso la commissione di studio costi-benefici, non avremmo quello che hanno fatto Raffaello, Leonardo e Michelangelo. Mamma mia. Ma Salvini che ha detto mamma mia? No, io ho detto mamma mia. Allora, ho sentito alcune delle cose più retoriche e stucchevoli che si possano dire. Questa storia per cui non c'è il ponte perché ci sono i comitati del no, perché c'è chi si oppone, è una boiata, Fantozzi direbbe, userebbe un altro termine meno raffinato, pazzesca. Dragoni ha detto negli anni in cui non c'era nessuno che diceva no si è fatta l'autostrada del sole in 8 anni, si è fatta l'autostrada del sole in 8 anni perché si è scelto di investire da Milano fino a Napoli, perché la Democrazia Cristiana che ha governato questo paese, bene o male qualcuno, ognuno ha la sua opinione, dal dopoguerra a oggi, ma diciamo ininterrottamente, certamente fino al 1996, poi è arrivato Prodi che era un democristiano, quindi anche lui credo che abbia continuato, ha avuto il potere, poteva tranquillamente fare il ponte, non esisteva il Movimento 5 Stelle, Dino Giarrusso non era nato, gli ambientalisti in Italia non hanno mai contato granché, non hanno voluto farlo e nello stesso tempo abbiamo speso miliardi di euro nostri per progettazioni infinite, comitati con grandi stipendi eccetera, mentre le infrastrutture della Calabria e della Sicilia cadevano a pezzi e costavano 100 milioni di euro. Oggi hai fatto vedere Longobucco, l'altro giorno hai fatto vedere in provincia di Agrigento quell'incredibile ponte, quanto è costato. Potrei fare i nomi dei comuni di Assero, di Assoro, di Regalbuto, di tantissimi comuni siciliani che hanno quello stesso problema. In provincia di Trapani non ne parliamo, la Ragusa Catania ancora non è stata fatta, c'è una monocorsia nella provincia agricola più produttiva del sud, che è Ragusa, c'è una monocorsia per portare i prodotti via. Allora, attenzione, e finisco. Dire Brunelleschi cose è una bellissima retorica. Io ricordo lo stesso Salvini, non era suo fratello gemello, che era no TAV e che era no ponte e che diceva questi soldi non vanno messi nel ponte. Se lo troviamo il filmato chiudiamo il cerchio di Brunelleschi, perché a me di farmi prendere in giro citando Brunelleschi, io posso citare Galileo che aveva ragione d'arte, ma era opposto dal potere di allora. Sentiamo Galileo, il critico conoscete? D'arte ha un senso questo paragone, Vittorio, tra il ponte sullo Stretto e Brunelleschi, Leonardo, Raffaello? Me lo sono perso, Vittorio? No, sta lì
No, è colpa mia, perché quando ho mostrato, nella storia ho mostrato sempre avversità per il ponte, anche quando lo voleva fare Berlusconi. Poi con questo governo, in cui sono stato chiamato dalla Meloni, ho espresso l'idea che fosse un miraggio, che non è una parolaccia, al che Salvini mi ha scritto letteralmente un messaggio molto divertente, dice: guarda, fatti i fatti tuoi, occupati delle tue deleghe, perché se tu parli del ponte di Messina, io comincio a parlare d'arte. E lo ha fatto, vedi? La minaccia è stata reale. Eccolo qua, ci deve essere. È magnifica. E mi ha detto, questa storia è magnifica. Mi ha scritto così proprio. C'è un messaggio molto preciso, spiegali molto divertente, dove dice esattamente questo. Si confonde con qualcun altro. Vi scrivete parecchio, tu e Salvini. Brunelleschi, Vittorio, ha fatto effettivamente la cupola, che era un'impresa ingegneristica formidabile. Ma io lo so. Come? Io lo so, non so se Salvini era un'impresa ingegneristica formidabile. Tra l'altro, ma no, ha detto una cosa semplice, logica, Salvini, è vero, che occorre sperimentare. Mezz'ora. Ha sperimentato anche Leonardo. Il problema però, i problemi sono due. Io non voglio fare polemiche adesso e dire la mia posizione storica, però io da un lato credo che un'isola sia bene che dista isola. La sua identità antropologica e culturale è di essere sola. D'altra parte però la distanza è breve, però quella distanza lì è quella, non voglio che si incazzi Salvini, del più terribile terremoto della storia italiana, quello di Messina del 1909. Quindi non è detto che il ponte, anche nel modo migliore fatto, sia in una condizione in cui non corre dei rischi. Per cui lui lo vuole fare, è bello dal punto di vista dell'avventura, è una grande idea, che peraltro è un'idea lunga. C'era il direttore della Gazzetta del Sud che è morto, poverino, come si è riferimento anche Gianrusso, che è stato il grande combattente. C'è romanticismo e c'è anche un ingegnere che dice sarebbe importante che, più per la funzione ovviamente insiste su territori che non hanno strade sufficienti, ma perché sarebbe una meraviglia del mondo che verrebbero a vedere i turisti per vedere quanto è formidabile averla fatta. E su questo Gaetano Pesce propone un'idea di un ponte diverso da quello ripetuto secondo uno schema già realizzato altrove. Ci sono quindi delle posizioni che corrispondono all'idea di Leonardo, di Brunelleschi, cioè l'avventura della tecnologia. Però c'è anche una ragione concreta di pericolo possibile, quindi io sono sempre Vittorio, stato. E poi mi l'idea che l'isola viva poi la sua condizione di isolitudine. Mi devi spiegare una cosa, perché oggi ho letto la tua intervista sulla Verità, dimmi. In cui dici la vera rovina sono gli ambientalisti, perché qua Miriam Falco, abbiamo discusso fino adesso del fatto che questi ragazzi hanno avuto quantomeno il merito di rimettere al centro del dibattito il tema ambientale. Volevo che ci spiegassi perché, però no, gli ambientalisti in questo caso, no, aspetta un attimo solo, pubblicità e poi arrivo, perché sennò hanno è troppo spostato tardi, il poi tema. Il tuo amico Cairo si dispiace se non mando la pubblicità. Pubblicità. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, eccoci qua, 13.08, siamo un po' in ritardo, però sotto corona tu ci racconta brevemente il tempo, ma sì, va meglio. Va su una buona strada. Ah, buona strada. Una buona strada, perché vabbè, al momento non ci sono né molte nuvole né molte piogge, ma questo a quest'ora lo fa. Vediamo nel pomeriggio che cosa succede. Qualche temporale sulle zone interne del centro, versante tirrenico, così come ieri. Però vedete come al nord non c'è ormai più nulla di quella instabilità che ancora ieri si è fatta sentire. Qualcosa sulle isole, ma poco. Bene, vediamo la giornata di venerdì. Entra la zona di nord-est e parte centrale del nord. Sono i temporali pomeridiani, quelli che ha fatto appunto anche ieri nelle zone del centro, al sud soltanto in Calabria. Poi sabato questa situazione di instabilità pomeridiana al nord rimane, prende un poco fra Liguria e Toscana, ma vedete che le zone alluvionate non hanno fenomeni, qualche pioggia al sud ma debole. Vediamo anche la giornata di domenica. E ancora la fascia più settentrionale con qualche fenomeno, ma sono isolati, ce ne sono pochi, certo, non sono giornate con molto sole, e poi ricompare qualche debole precipitazione sull'Appennino, un po' al sud, però insomma rispetto ai giorni scorsi. Andiamo meglio, grazie Paolo. Ci allora, Vittorio, stare. Hai trovato il messaggio di Salvini? Sì, allora io vengo nominato sottosegretario di Stato il 31 ottobre. Il primo, credo mi pronuncio, il 2 novembre del 22, quindi appena nominato, la mia dichiarazione è: il ponte di Messina è difficile, è un miraggio di Salvini. Lui lo legge,
mi fa arrivare notizia della sua irritazione e scrive: se devo cominciare a dichiarare sulla cultura, se devo cominciare a dichiarare sulla cultura, basta saperlo e lo faccio. E l'ho fatto, ci ha messo un po' di tempo, ma l'ho fatto. Io però da quel tempo mi sono astenuto, evitando di fare polemiche su una cosa che il governo vuole. Gli rispondo però allora, 2 novembre, sarebbe bello, ma io penso veramente che saremo prima distesi noi che il ponte. Cioè faccio l'idea metafisica di un tempo lungo. Ah, sì. Però la sua frase è diventata realistica. Ha parlato chiaramente di Leonardo, Michelangelo, dicendo cose anche sensate e logiche. Nello spirito di avventura della ricerca. Ma la risposta sul messaggio qua sulla saremo tutti distesi. Ho mandato a lui, sarebbe bello, ma io penso veramente che saremo prima distesi noi che il ponte. È una frase che disse al tempo di Berlusconi. Sarà disteso prima lui, questo mi pare abbastanza... Berlusconi non reagiva, no, non reagiva alle mie polemiche. A questo punto ho smesso di farle, invece il Bravo. Governo in cui sono reagisce alle polemiche e mi dice che allora, io sono Vittorio, membro di questo governo. Parliamo un attimo di arte, un po' perché hai scritto un libro bellissimo, Scoperte e Rivelazioni, che racconta proprio il mestiere del critico d'arte, che è più di un mestiere, è una missione, andare a scovare meraviglie in giro per l'Italia. Ma un po' perché c'è anche l'Emilia Romagna, che tra le tanti disastri ci sono opere d'arte travolte dall'alluvione. Beh, stravolte opere d'arte importanti fino ad oggi non pare. Certo, per i libri è una situazione molto drammatica. Esatto, e la bravo, mia collega Borgonzoni è andata in visita a Forlì. Ecco, Faenza e anche Lugo, l'archivio, per cui hanno scelto questa strada intelligente di congelare queste opere per provare poi a scongelarle togliendo l'umidità. È un processo complesso, ma che serve per le fonti e per i libri storici, per i libri moderni, credo che si possa immaginare di ritrovarli, quelli che sono perduti, non so, un dipinto degli anni 70, un libro degli Faenza, anni 70, guarda, 80, dei libri può essere perduto e ritrovato. I libri miei possono anche, però certamente tutta la parte archivistica va salvaguardata ed è un impegno importante nei nostri istituti centrali. Per quello che riguarda viceversa, eccoli qui, e sono veramente malinconiche immagini, per quello che riguarda invece i beni dell'Emilia Romagna, in copertina di questo libro Scoperte e Rivelazioni c'è un capolavoro che è rimasto sconosciuto fino a quando io l'ho visto. Del Guercino, meraviglioso. Andai a vederlo a Perugia, di Guercino, che è un'opera meravigliosa, che era esattamente nella casa per cui Guercino l'ha fatto ed era rimasto disperso perché era rimasto troppo nel luogo dove stava, che era il Palazzo degli Oddi a Perugia. È un ritrovamento importante e altre cose vi sono di Guercino e di altri. Ma quello che racconta il libro non è la mia vita, è l'effetto di una vita avventurosa e divertente. Vai a vedere come tutti i grandi viaggiatori hanno fatto, e non c'è nulla da aggiungere, i grandi capolavori a Venezia, a Firenze, a Parma, e le loro parole, le parole di Montaigne a Ferrara sono meravigliose, quando parla dei giardini chiusi con gli alberi di arance, quando parla, questo è il presidente De Bros, di una via piena di gatti azzurri, che sono i gatti certosini, che è questa a fianco della quale c'è il Palazzo degli Avanti. Ma io faccio un secondo viaggio che è nei luoghi meno conosciuti, dove ci sono opere mal studiate o non attribuite, e nelle case, nei palazzi, dove collezioni anche di recente costituzione nel dopoguerra, abbiamo collezioni bellissime, gli americani le facevano nella prima parte del secolo, noi le abbiamo fatte nella seconda parte, e dico che l'avventura di un'opera nuova è come trovare una donna. E allora a questo punto il tema è questo: quando Don Giovanni con Leporello, che nel mio caso è stato Mario, il mio assistente di Natale, conquista il mondo, trova queste donne bellissime, c'è l'aria, madamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio. Questo è un catalogo, i libri sono cataloghi, e quindi il Leporello che raccoglie i quadri e il Don Giovanni che li scopre sono in bilico fra le donne e i quadri, che sono il catalogo dei quadri. L'amico Sarti, che è un antiquario di Parigi, dice: anch'io ho lo stesso problema, non so se mi piacciono più le donne o i quadri. Ma la dinamica è la stessa, è proprio la conquista, Sgarbi, la scoperta, solo il piacere quadri, di vedere un'opera che nessuno donne, aveva visto. Mi raccomando. Allora, ecco. Tutto questo invece... Questo l'aveva fatto Don Giovanni, madamina, il catalogo è questo. Poi c'è Don Giovanni in Sicilia pure, c'è pure Vitaliano Brancati, e tu hai fatto il Don Giovanni anche in Sicilia. Voglio sì, andare certo. Un momento a Trento io, scusatemi, perché a Trento c'è la missione che ha ascoltato tutta la mattina quello che ha detto Elie Schlein. Sapete, sono le tante polemiche sul fatto che Elie Schlein non si è espressa sul tema Bonaccini, sull'Emilia Romagna, insomma, oggi credo che abbia detto qualcosa in più, giusto Emilia?
Sì Mirta, purtroppo sul tema Bonaccini continua a non esprimersi, abbiamo provato a chiederglielo in un punto stampa in cui però è stata molto sfuggente, ha parlato però dell'alluvione e ha rivendicato in realtà l'operato dell'amministrazione dell'Emilia Romagna di cui appunto ha fatto parte, ha detto c'è capacità di spesa, il problema non è quello, ma ci troviamo di fronte intanto ad un evento improvviso, impensabile e soprattutto di fronte a un territorio molto fragile, quindi ha rivendicato insomma la necessità di una legge sul consumo del suolo, però purtroppo insomma non siamo stati in grado di sapere il suo punto di vista sul braccio di ferro della maggioranza. Sia a Vittorio che a Sergio, rapidissimamente, che ho pochissimo tempo, come ve lo spiegate il fatto che è così poco incline a prendere posizione su Bonaccini, che dovrebbe diventare secondo tutti il commissario? Anche i governatori di centrodestra, correttamente, Toti e Occhiuto, hanno sostenuto tutti Bonaccini. Tutti e tre, Zaia, Toti e Occhiuto, tre interviste. In cui dicono è la persona giusta. Invece Lasciani in qualche modo non si esprime. Perché Vittorio, perché Sergio? Beh, allora, Bonaccini è una persona sicuramente adatta, dopo le prove date con il terremoto del 2012, mi pare, il terremoto di cui tutti abbiamo dimenticato la violenza, perché è stato anche violento. Il problema politico è dentro il PD, perché è l'antagonista della Schlein, e quindi forse lei in qualche modo vorrebbe indicare una figura della sua area. Per quello che riguarda il governo, perché è un uomo di sinistra, quindi è una posizione in cui è vero che lui è bravo, ma si potrebbe dire ma perché non hai fatto prima l'attività preventiva per impedire quello che è accaduto? Io credo che chiunque avesse fatto qualunque attività di qualunque parte politica non avrebbe ottenuto un risultato positivo, perché la violenza della natura è secondo me la causa, qualcosa di inatteso, di divino, di terribilmente divino. Non credo che fosse possibile arenare o allora, voglio sentire anche Sergio su questo. Credo che il governo voglia mettere un uomo di destra lì per gestire quei soldi. È il solito PD. Cioè, di che ci stupiamo? È la vita che succedono queste cose in quel partito. Io non sono per niente sorpreso. Devo dire la verità, non mi faccio neanche troppe domande, anche perché sono domande inutili e avrebbero delle risposte inutili. È il PD, bellezza, pubblicità. Torniamo subito, dobbiamo salutare l'Emilia con Isabella Ciotti, la Romagna, anzi. Mambo italiano, mambo italiano. Allora è finito il tempo, però voglio tornare un istante a Faenza da Isabella. Sono in mezzo al fango, credo che sia con due angeli del fango, con dei volontari, giusto Isa? Esattamente, sono con Nicolò e Gigi che sono arrivati da Milano all'alba di ieri, come vedi sono anche loro tutti sporchi di fango, sono soltanto due delle centinaia di volontari che sono qui a Faenza. Quanti da giorni e sono stati chiari, mi hanno detto noi da qua non ce ne andiamo finché non c'è, sono a 20 anni e 36 anni. Ci sono tantissimi volontari, sono giovanissimi e sono qua da due giorni già che lavorano. Due giorni che lavoriamo dove la gente ha bisogno soprattutto. Bravi ragazzi, rimane finché c'è bisogno. Vi abbracciamo finché c'è bisogno, con tutto il cuore. Sarei dando una grande prova di voi, davvero. Isa, ci vediamo domani, noi torniamo in quei luoghi e continuiamo a raccontarla, l'Emilia Romagna ferita. A domani. Pubblicità, a domani.